di ricerca territoriale. Stiamo percorrendo sostanzialmente l'alta pianura, la pedemontana vicentina, attraverso dei cammini di più giorni, che sono l'occasione per incontrare, per interrogarci, per fare un'esperienza fisica anche nei territori. E collegato un po' a questa esperienza, frutto anche di una collaborazione che era nata negli scorsi anni col Comune di Sant'Orso, quest'anno abbiamo deciso di creare un'altra iniziativa, diciamo collaterale al nostro progetto che sta andando avanti, l'anno prossimo saremo in Canale di Brenta, dedicato al tema dell'acqua. Fin da subito abbiamo coinvolto le amministrazioni comunali, si è delineato anche un po' un itinerario che ci siamo detti è quello che ci potrebbe portare dalla montagna, Sant'Orso, ai piedi del Summano, del Novegno, fino in città. E collegando quindi idealmente un territorio che raccoglie un bacino idrografico, convoglia le acque attraverso le varie confluenze per arrivare in città dove ci sono tutte le meraviglie di una città come Vicenza, sorta sull'acqua lungo i fiumi, e ci sono anche tutta una serie di problematicità, perché insomma sappiamo tutti bene che l'Alto Vicentino è altamente antropizzato, con tanti abitanti, tante industrie, con un rischio anche legato a queste. E quindi è nata questa iniziativa che ha visto anche il sostegno di Viacqua, oltre che dei comuni, e poi il coinvolgimento di tutta una serie di realtà e associazioni. Questo è un momento che abbiamo definito un po' aspettando acque comuni, che precede più o meno di una decina di giorni quello che sarà, diciamo, l'evento vero e proprio, che consiste sostanzialmente in due cose: una carovana per l'acqua, ovvero saremo un gruppo di persone formato da alcuni rappresentanti di Vaghe Stelle, un paio di altre realtà che vengono da fuori regione, dalla Campania e dalla Liguria, all'interno di una rete di partenariato che stiamo portando avanti, che si chiama Paese dell'Acqua. Ci saranno poi gli amministratori locali e una serie di esperti con diverse competenze e sensibilità, le più diverse e disparate, dall'ingegnere all'urbanista, ma anche il poeta, anche l'artista, con l'idea di creare una sorta di laboratorio permanente, diciamo costante, per quei 3 giorni e mezzo di cammino, e con occasioni chiaramente costanti di confronto, di dibattito, dove si vedranno anche strada facendo, camminando, quindi lentamente, avendo una maggiore possibilità di prestare attenzione, di incontrare anche le persone e le situazioni. Faremo questo percorso, quindi anche c'è un aspetto anche, diciamo, performativo, sarà una carovana che per 3 giorni attraverserà l'intera provincia, da nord a sud, seguendo il torrente Timonchio e poi il fiume Bacchiglione e anche in parte l'Astichello, poi magari vi spiegherò meglio. Contemporaneamente è anche un festival itinerante lungo i fiumi, cioè lungo questo cammino, in occasione del passaggio della carovana, ci saranno tutta una serie di appuntamenti pubblici che troverete nel volantino, che offriranno l'occasione per le persone di conoscere il fiume, di praticarlo, di in qualche modo garantirsi una vicinanza all'elemento acqua, anche attraverso ad esempio delle esperienze con rafting, impact rafting, scendendo l'Astichello e dell'altro fiume che è interessato dal nostro progetto, per arrivare poi a concludere a Vicenza. E non mi dilungo sul programma, insomma potrete leggerlo nel dettaglio. Comunque le iniziative vanno dal teatro a delle installazioni artistiche, dei tratti di cammino che potrete anche condividere con la carovana, degli incontri di approfondimento, un film, uno spettacolo teatrale. Questo un po' in estrema sintesi. E prima di iniziare e passare la parola a Chiara, volevo ringraziare tanto anche Porto Burci, che ci ospita qua, Lega Ambiente e le altre associazioni, e contestualmente a questo appuntamento inaugura anche una mostra fotografica che è Idrica Acqua Underground, dei fotografi Marco Zorzanello e Marco Dalmaso, che in realtà è già stata presentata nel 2010, guardo Stefano, giusto, in occasione di Vie d'Acqua, che per me, credo per molti, è stato un po' un evento, un punto di riferimento che ha riportato fortemente l'attenzione sui temi dei nostri corsi d'acqua. Per cui ci è piaciuta l'idea di poter riproporre questa mostra, che racconta il percorso dell'acqua dalla fonte fino al nostro rubinetto e poi al depuratore. E
Chiara ci dovrà lasciare ad un certo punto e abbiamo anche in parte deciso di anticipare questo appuntamento perché alle 17.30 inaugura un nuovo negozio di pane quotidiano, che è il progetto di un forno sociale legato al villaggio SOS. Quindi l'invito è, finito questo incontro, vista la mostra, andate tutti in corso Fogazzaro al 171 davanti alla chiesa dei Carmini, potete assaggiare un po' di prodotti. E... quindi ecco, vorremmo creare idealmente, ma non solo idealmente, nel senso vi invitiamo poi a percorrere fisicamente corso Fogazzaro fino al civico dove aprirà la nuova bottega. Vorremmo creare questo elemento di continuità dall'acqua al pane, che mi sembra anche molto, molto coerente. Io mi sono già dilungato troppo. Volevo ricordare due figure che per me, ma anche per molti di voi, sono state importanti, che hanno dedicato comunque attenzione al tema dell'acqua. Una è Ivan Illich, uno studioso che ha indagato molti temi, potremmo definirlo forse un archeologo del sapere, era uno che ricercava sempre le varie sedimentazioni, no, della storia, per capire fino in fondo quella che era l'evoluzione di concetti e di pratiche. E era nell'84 invitato a Dallas, ha tenuto una conferenza sul tema dell'acqua, che è intitolato H2O e le acque dell'oblio. Lui sostanzialmente ha fatto una dissertazione che partiva dal mito del fiume Lete come acqua dell'oblio, che in realtà è l'oblio, serve per rammemorare, per ricordare, per rigenerarsi, per riportare a nuova vita, fino ad arrivare agli ultimi secoli, quando è diventato anche pratica comune lavare le nostre città con l'acqua. Non è così scontata la cosa, solo 2-3 secoli prima le nostre deiezioni assieme a quegli animali servivano per andare a fecondare il terreno. E ecco, lui in questa analisi dice delle cose molto interessanti. Vi leggo solo un piccolo estratto. Da sempre i sogni danno forma alla città. Le città hanno sempre ispirato sogni e tradizionalmente l'acqua ha fecondato entrambi. Ma io nutro seri dubbi che disponiamo ancora dell'acqua capace di legare le due cose. La società industriale ha trasformato H2O in una sostanza non miscibile con l'elemento archetipico dell'acqua. Ed è questa un po' la sfida che secondo me vogliamo raccogliere, no? Non ridurre l'acqua ad H2O, ad un elemento, semplicemente ad una risorsa, ma considerarlo veramente come un aspetto vitale per le nostre vite, per le nostre città. E questo chiaramente interroga tutti noi cittadini, le amministrazioni, i gestori anche di un servizio, come ad esempio Viacqua, ed è quello che vorremmo riattivare lungo il nostro cammino. L'altra figura che vi volevo un attimo ricordare è Renzo Franzin, che è stato un po' l'ispiratore e direttore per molti anni del Centro Internazionale per la Civiltà dell'Acqua. E in questo libro, Il respiro delle acque, sono raccolti dei suoi saggi, degli interventi, degli articoli. E allora, anche Renzo Franzin collega l'acqua all'elemento del sogno. Vi leggo un piccolo brano, sempre estratto da quel libro. Ogni esistenza deve l'intonazione della propria voce alla presenza o al miraggio delle acque che l'hanno attraversata. La mia storia, la storia dei miei sogni, dice Franzin, è quella di un minuscolo fiume sulle cui rive sono nato, una presenza che non mi ha mai abbandonato, nemmeno quando me ne sono allontanato. Passo la parola a Chiara Spadaro, che faciliterà l'incontro, che ringrazio per la disponibilità, insomma, con l'amicizia anche con la quale ha deciso di accettare l'invito. Chiara Spadaro è una giornalista ambientale, è nella redazione di Altre Economia, ha già molti libri al suo attivo, insomma, che si occupano comunque di temi legati all'ambiente, dal pane, ai semi, ai frutti. E come giornalista ha seguito, e anche come credo cittadina vicentina, ha seguito da vicino le varie vicissitudini, e non da ultimo anche quella legata al PFAS. Vi ringrazio chiaramente tutti gli ospiti che Chiara adesso presenterà, i relatori, e insomma, spero sia una giornata importante, proficua, necessaria. Grazie. Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti. Io presento subito i nostri relatori nell'ordine con cui li vorremmo far intervenire.
Adriano Dernot di Lega Ambiente Vicenza, Alberto Peruffo del Movimento Non Fas, Alessandro Tasinato che è uno scrittore e un tecnico ambientale, e Roberto Castiglion, sindaco di Sarego, Giuseppe Bortolan che è qui in rappresentanza del CDA di Viacqua, e infine vorremmo chiudere con Lucio Zoppello, neo assessore al territorio del Comune di Vicenza. E un grazie a tutti quanti per essere qua oggi. Io rubo solo un piccolissimo tempo, come Mirko mi piace farmi aiutare da chi prima e meglio di noi ha lavorato sui temi di cui discutiamo, e quindi volevo aggiungere a questa tavola rotonda un'altra voce femminile, che è quella di Tina Merlin. Noi magari la conosciamo per il suo lavoro di inchiesta sulla diga del Vajont, per i suoi scritti molto importanti su questo tema, quindi comunque per un qualcosa che era legato fortemente all'acqua. Però c'è un altro libro che forse è meno conosciuto, che si chiama La casa sulla Marteniga, che è un libro molto più intimo, in cui lei racconta la sua infanzia e appunto è dedicato a questo torrente, a questo piccolo fiume che è la Marteniga, che scorre vicino alla sua casa dove viveva con la madre a Santa Tecla nel Bellunese. E vi leggo solo due parole dall'inizio del libro. Appunto, parla di questa casa. Sul davanti, oltre l'ampio cortile, c'era un bel prato con tanti alberi da frutta. Subito a ridosso un pezzetto di campo, intercalato da filari di vite, che arrivava fino al bosco dietro il quale scorreva la Marteniga. Il torrente lambiva a nord-est il fondo, segnandone il confine con diverse anse, che in certi punti si allargavano fino a formare pozze chiare come laghetti. La piccola proprietà stava a metà di una larga vallata collocata nel mezzo di un anfiteatro di colline e montagne. Credevo che oltre i crinali non ci fosse più nulla e il mondo terminasse dentro la visuale dei miei occhi. Ecco, ma colpiva tanto queste piccole parole perché, come dire, lei che poi diventerà anche una cittadina e andrà a abitare a Milano, avrà modo di viaggiare, però in tutto il libro si sente come poi il suo microcosmo originario e dove vorrà sempre tornare è questo. E il fiume è un elemento centrale, questo dell'acqua è un elemento importantissimo perché era quello che gli consentiva poi di avere appunto anche dei campi da coltivare, un orto, la possibilità di dare da bere agli alberi da frutto, e tutto questo li rendeva indipendenti e autonomi. E quindi magari i fiumi sono spesso qualcosa che noi anche diamo per scontato, che attraversano le nostre vite, senza che forse gli diamo così tanta importanza, però credo che oggi questo per Vicenza sia un tema che invece non può essere più così, come dire, ignorato o trascurato o semplicemente appunto che possa scorrere in modo così distratto, ecco, perché ci è richiesta una fondamentale responsabilità e attenzione nei confronti del paesaggio e di quello che stiamo facendo al territorio che abitiamo e che ci sta ospitando. In questo senso, per Vicenza oggi l'acqua ha un ruolo centrale per tutti i temi anche di stretta attualità che oggi discuteremo con i relatori, e quindi accompagnandoci insomma con questa idea di responsabilità vorrei far intervenire subito Adriano chiedendogli, scusatemi che devo un attimo rintracciarvi, appunto in qualità di rappresentante di Lega Ambiente Vicenza, quali sono le politiche di tutela dell'acqua, di valorizzazione dei corsi idrici e le attività che state svolgendo in questo momento sia a livello locale ma anche con un'ottica nazionale di Lega Ambiente. Grazie. La Lega Ambiente ha iniziato tanti anni fa a curarsi del tema acqua. Una delle più famose campagne di Lega Ambiente è la Bolletta Verde, quella barca che in realtà gira i mari, non i fiumi, da tantissimi anni. È sempre stata all'attenzione della stampa e ha sempre aiutato molto a capire qual era anche la situazione. Si partiva dalla balneabilità delle spiagge e negli anni si capì anche che migliorava in realtà la qualità delle spiagge, ma si rintracciavano grossi inquinanti soprattutto sulle foci dei fiumi, cioè proprio dove l'acqua arrivava al mare.
e lì nacque una seconda campagna che fu chiamata Goletta dei Laghi, quindi una sorta di goletta, non una vera barca in quel caso, ma appunto una campagna mediatica ma anche di indagine che andava a cercare proprio nei laghi, nei fiumi, di capire qual era la qualità, quali gli inquinanti e dove si poteva, dove erano le cause ma anche dove erano le possibilità, cercando di mettere in contatto amministrazioni, istituzioni e soprattutto cittadini perché si facesse finalmente attenzione. La goletta dei laghi esiste ancora, gira ancora, ovviamente ultimamente si tratta soprattutto dei laghi di montagna e quindi della protezione di quegli ecosistemi. L'attenzione si spostò, e sto parlando di circa più di 10 anni fa, proprio sulla questione delle acque interne. Quindi la cosa che interessò di più in quel momento era non tanto dalla fonte al rubinetto, ma dal rubinetto al mare. Perché dal rubinetto al mare succedevano tante cose, la pressione antropica era molto forte e noi riuscivamo in questo modo, in diversi modi, a portare al mare quello che poi adesso è stato definito, insomma, il marine litter, nel senso non solo l'inquinamento dell'acqua dal punto di vista delle sostanze disciolte, ma anche della quantità di plastica che poi oggi ci troviamo. E banalmente si vede, lo vediamo anche nei nostri territori, nel senso che ogni volta che si alza il fiume, se buttate l'occhio da un ponte, vedete la plastica che finirà in mare, a partire spesso e volentieri proprio dai nostri fiumi. Legambiente Vicenza si è attivata a livello provinciale. In alcune campagne, di cui una per me ha un'importanza fondamentale, chi ha partecipato per esempio al festival che è stato organizzato per molti anni, qui Festamente Vicenza, l'avrà sicuramente notato, in una campagna che considerava l'acqua come un bene pubblico, che era quella che si chiamava Imbrocchiamola. Una campagna che chiedeva non solo, chiedeva soprattutto ai cittadini di pretendere che l'acqua fosse considerata un bene pubblico e irrinunciabile anche proprio nel proprio consumo personale. Quindi si chiedeva che non si bevesse l'acqua, o meglio di ridurre il più possibile il consumo di acqua acquistata, diciamo così, al supermercato, perché se da una parte si produce un sacco di rifiuto e si paga più la plastica che non l'acqua che c'è dentro, dall'altra c'erano delle grosse difficoltà legate al fatto che la considerazione era che questo sminuiva il valore dell'acqua come bene pubblico, soprattutto visto che i controlli che da moltissimi anni vengono attuati sull'acqua comune, quindi diciamo l'acqua del rubinetto, spesso sono una garanzia maggiore di qualità rispetto a quelli dell'acqua in bottiglia. Ma la richiesta che si fece ai cittadini era che i cittadini diventassero veri e propri promotori di questo, quindi non solo appellarsi alle istituzioni, ma che i cittadini andassero nei ristoranti a pretendere che l'acqua fosse versata in brocca e che la qualità dell'acqua che abbiamo nei nostri rubinetti fosse la migliore possibile, così che chiunque potesse bere solo acqua in brocca, appunto, in brocchia. E da qui nacque appunto la nostra campagna e in un festival come Festambiente, che per tanti anni insomma è stato presente nel nostro territorio e spero continuerà ad esserlo, il non vendere acqua è diventato un punto fondamentale. La cosa bella è che vediamo che altri festival stanno cominciando a fare la stessa cosa, l'attenzione si è sicuramente alzata. Nel frattempo sono arrivate altre questioni, nel frattempo ci sono state diverse emergenze ambientali, ma quello che ha cercato di fare Legambiente, che continua a fare, è portare all'attenzione del pubblico quanto più possibile questi temi, e se da una parte cerca di fare pressione sulle istituzioni perché cambino le leggi, perché cambino quei regolamenti che dovrebbero garantire che un territorio così antropizzato non vada a rovinare in maniera pesante il proprio territorio e le proprie acque, dall'altra trasforma i cittadini in protagonisti informandoli di quali sono i rischi e le probabilità e riesca in qualche modo a scuotere le città perché appunto tornino a pensare che l'acqua non è solo quella che scavalchi col ponte, ma è quella che di fatto ti dà la vita. Le campagne a livello locale sono diverse a seconda delle necessità, nel senso che la Legambiente è un'organizzazione nazionale che in ogni territorio ha una forte autonomia, e qui in realtà a Vicenza la cosa che stiamo cercando di fare, ed è per quello che abbiamo trovato una bellissima sinergia appunto con il gruppo di Vaghe Stelle e di conseguenza con la manifestazione, era quella di cominciare a dare anche un'importanza culturale all'acqua. Dopo l'esempio che c'è stato di Via d'Acqua di un po' di anni fa, far sì che i luoghi dell'acqua siano più vissuti. Ed ecco quindi qui ad accompagnare questa prima edizione, questo primo viaggio. Uno dei temi in cui anche Legambiente comunque impegnata è la campagna
di tutela del territorio dai FAS, quindi qui cediamo la parola a Alberto Peruffo e entriamo in quello che è sicuramente il tema di più stretta attualità quando parliamo oggi di acqua e tutela delle acque a Vicenza. Sapete tutti cosa sono i FAS, le sostanze perfluoroalchiliche diciamo sversate nei fiumi dalla Miteni, una ditta di Trissino, e oggi il territorio inquinato è abitato da 800.000 persone, quindi stiamo parlando di un territorio molto vasto che coinvolge tre province, tra Vicenza, Padova e Verona. È una storia, come magari ci ricorderà Alberto, che ormai va avanti da diverso tempo, diversi anni, in realtà decine di anni, ma che adesso è un po' anche a un punto focale, anche per delle cose recenti che sono successe in questa storia. Per esempio, la scorsa settimana il movimento No FAS è stato ricevuto dal Ministero dell'Ambiente e insomma c'è stato prima anche un incontro con il Ministero della Salute, si sta facendo tutto un percorso dal basso e che nasce dalla volontà fondamentalmente dei cittadini, poi vediamo anche sostenuto in alcuni casi da delle amministrazioni, ma non sempre, e, perché è una situazione che oggi coinvolge numerosi comuni e tantissime persone che si trovano a vivere con un'acqua inquinata. Se Tina Merlin poteva raccontare appunto della possibilità di avere un orto, dei frutteti, di essere autoproduttori da questo punto di vista, era anche perché aveva a disposizione dell'acqua pulita. Sicuramente per chi abita nei territori della zona rossa sapete che i comuni inquinati dai FAS sono stati divisi in zona rossa e zona arancio, poi ci sono ulteriori sottocategorizzazioni, comunque per farla breve sono circa 30 i comuni nella zona rossa e 12 quelli nella zona arancio, e è stato avviato anche da parte della Regione Veneto un monitoraggio per le analisi del sangue dei cittadini che abitano nella zona rossa. Però appunto questo è un tema che va poi a parlare ai nostri stili di vita e che mette in discussione anche tante cose in cui magari potevamo aver creduto, nel senso che anche noi che magari siamo un po' più attenti a mangiare locale, biologico, una serie di attenzioni che possiamo avere nei nostri stili di vita quotidiani, ovviamente nel momento in cui l'acqua è inquinata queste cose sono molto più complicate. Un altro aspetto importantissimo di questo momento è che si sta aspettando, forse non so se Alberto può avere qualche novità su questo, la pronuncia della procura sul concordato alla Miteni, quindi ecco, vorrei chiederti se ci puoi un pochino raccontare a che punto siamo. È un tema enorme, no, ovviamente, però in questo contesto... Beh, innanzitutto, proprio per rompere anche il ghiaccio e farlo acqua, ringrazio, voglio fare proprio un omaggio al vostro impegno, soprattutto a Mirko, Pierangelo, a Chiara, che io conosco da anni, sono delle perle nel nostro territorio, con le vaghe stelle, con le cui stiamo, con le cose che fate, veramente... Siete le luci per noi, perché siete proiettati in avanti, un buon ringraziamento di cuore. Il tema FAS è veramente enorme. Potrei iniziare con una frase che abbiamo utilizzato proprio all'inizio del movimento. Visto che prima si citavano degli autori contemporanei, quando abbiamo lanciato il movimento la prima frase fu "il principio era l'acqua". Che pensate, la prima frase, la prima proposizione della civiltà occidentale addebitata da Aristotele a Telete, si trova nella Metafisica, proprio la prima frase, proposizione della civiltà occidentale, il principio era l'acqua. Noi a margine, quando abbiamo lanciato la prima marcia, è una cosa drammatica, abbiamo messo una seconda frase, ora non più. Capite bene che arrivare ad inquinare il bene primario per tutti quanti, per tutti gli esseri viventi, per i nostri figli, vuol dire veramente portare un territorio al suicidio. Abbiamo utilizzato anche questa
metafora, il suicidio del territorio, nel momento in cui molte persone possono assumere patologie o addirittura arrivare ad uccidersi per varie cose, perché l'economia non va bene, c'è un discorso economico legato, diciamo, al problema PFAS che è enorme. E un altro passaggio veramente importante, che l'ha sottolineato la Chiara, è quello anche del nostro sogno, parlavamo di sogni. Io l'ho detto a tutti, l'ha detto anche qua la presidente Marzia, l'abbiamo detto in commissione Ecomafie, perché sono dei passaggi che abbiamo anche rotto di più l'immaginario dei nostri diciamo, ascoltatori. L'ho detto anche il ministro dell'Ambiente. Pensi lei quanto potente è, dal punto di vista, diciamo, negativo, distruggere un sogno a una popolazione? Non poter più coltivare gli orti, noi che per tanti anni, ambientalisti, abbiamo coltivato il sogno di tenere le produzioni piccole, di poter coltivarci magari il nostro orto per mantenere delle economie di prossimità. Ora il nostro sogno è tutto un tratto infranto. È una cosa terribile per l'immaginario. Dunque ho invitato il ministro a fare qualcosa di veramente forte, perché se è ministro dell'ambiente deve alimentare l'immaginario con una soluzione il prima possibile. E questo è un passaggio. E vengo subito al dunque, novità. Abbiamo fatto una fotografia al ministro dell'ambiente, ne parlavo anche prima con un altro amico qua presente. Quando siamo arrivati ho detto dove abito io, allora faccio questa piccola fotografia, così vedrete che le connessioni ci sono tutte, non è solo acqua, ma diciamo, vediamo come l'acqua non gestita bene, in parte c'è economia, in parte c'è industria, in parte ci sono tante altre cose. Io vivo a Montecchio Maggiore, che è l'epicentro, ho utilizzato anche questa espressione fortissima, dell'economia di morte, no? Che non è un'espressione mia, l'utilizzai in una conferenza a Venezia, sempre parlando dei nostri territori, e l'ha utilizzato lo stesso Papa Francesco, l'economia di morte. Pensate, vivo a Montecchio, sono a pochi chilometri della Miteni. La Miteni produce sostanze tossiche che vanno sull'acqua e abbiamo già detto cosa il danno che stanno creando. Dopodiché lì passa, diciamo, un'altra delle opere che è molto, diciamo, impattante e che noi siamo in parte riusciti a contenere facendola alzare dal piano campagna, la Piedemontana Veneta. La Piedemontana Veneta è stata spostata da un suo possibile passaggio, è stata mandata dentro, diciamo, alla collina ed esce nei campi che sono intasati di perfluorati, no? E senza nessuna, diciamo, valutazione di impatto ambientale seria, in deroga, diciamo, a tutto quanto. Non solo, poco più avanti, per dirvi le connessioni che ci sono, e poi vengo anche a Vicenza, abbiamo le discariche abusive. Non so se avete visto le foto che ho lanciato in rete, perché me le ha mandato un amico di passaggio, e poi ho fatto questo post dove ho scritto: abbiamo sepolto tutto, memoria, coraggio, e poi avevo messo un'altra cosa che non ricordo. E vedete che sta strada, poco prima abbiamo in fassa, dove lì già scorrono verso proprio quella parte lì, e sopra hanno costruito la strada. Più in basso abbiamo la TAV, no? Che va a muovere anche lì, l'abbiamo detto anche il ministro dell'Ambiente, con i piloni che saranno spostati sotto San Bonifacio e non, diciamo, a nord, a sud. Queste sono tutte cose anche nuove, no? Andranno in parte, diciamo, a toccare il terreno sopra la falda. E poi per arrivare fino a Vicenza, un'altra battaglia storica, dove però l'acqua è importantissima, non solo il retrone, diciamo, porta con sé i perfluorati, ma abbiamo anche piantato una grande base militare, no, bisogna dirlo con forza, sopra l'altra grande falda della pianura padana, la falda che c'è proprio in quel punto lì, che aveva un reticolato di acque straordinario. E siamo venuti a sapere negli ultimi 2 anni, tramite uno studio scientifico di altissimo livello dell'Università di Harvard, che i siti più inquinanti di perfluorati, dopo i siti produttivi, sono le basi militari. Dunque andiamo a intaccare l'acqua in varie parti e siamo circondati un po' da questa economia veramente pessima. Procura
Oggi siamo sabato, avrebbe dovuto pronunciarsi tra ieri e lunedì. Per spiegare meglio su cosa? Allora, la procura sta indagando sul reato di disastro ambientale, avvelenamento delle acque, di cui molto probabilmente sarà imputata la fabbrica colpevole, la Metene, e ci sono documenti su documenti importanti, ci sono io credo anche flagranze di reato di pochi giorni fa, quando hanno scoperto queste melme nere, diciamo, e che adesso stanno analizzando proprio in questi giorni, no? Dunque ci sono tutti gli estremi per imputarla di avvelenamento delle acque e disastro ambientale. Aspettavano, io sono stato in procura durante il presidio dieci giorni fa, proprio per dare un ultimatum alla procura, che poi vi diremo che ultimatum abbiamo dato noi cittadini, e loro mi hanno detto, mi hanno spiegato che stavano aspettando le ultime risultanze scientifiche, tra cui anche quella del dottor Fletcher, che sembra essere stata depositata, per poter in qualche modo poi istituire il processo. Dunque, se non si pronunciano, ecco, noi abbiamo detto questo, il 16 di settembre, lunedì, scade la data, ecco, un altro passaggio importante del concordato in continuità per la Miteni, che è una procedura di fallimento. Se passasse questo concordato, siamo tutti in braghe di tela, gli operai, noi, perché vuol dire che sarà dato tempo ancora di più per poter, diciamo, uscire con dei salvagenti. E i creditori stessi, i piccoli creditori, magari i fornitori dell'azienda, che non saranno pagati, e rischieremo che questa fabbrica, che è colpevole di un grave danno, se ne vada via. E sul concordato c'è questo, e poi noi abbiamo dato un limite simbolico. Il 1° di ottobre l'anno scorso abbiamo portato qua l'avvocato Billot, che fece tremare un po' tutte le istituzioni, in senso parlo soprattutto i magistrati, perché sapevano di avere il massimo esperto sulla questione, diciamo, perfluorati al mondo. E io ero presente in procura, non ho assistito all'interrogatorio perché era un interrogatorio formale, lui come testimone informato sui fatti con tanto di commissario, però poi fuori abbiamo un po' parlato. Lui ha dato tutte le connessioni tra ciò che stava capitando negli Stati Uniti e ciò che le commissioni che arrivavano in Italia, la Miteni, perché il caso DuPont è legato proprio a legame stretto con l'Italia. E anche il Genix, di cui avete sentito parlare adesso nei giornali, che è questo nuovo, questa inquinante emergente, noi con Billot e anche in procura ne parlavamo ancora un anno fa. Dunque abbiamo detto al procuratore che se entro il 1° di ottobre noi non vediamo un'ordinanza, procederemo per altra strada. Quali sono le altre strade? Perché come movimento abbiamo fatto tanto, sicuramente la sfiducia della procura. Lo faremo tramite magari un atto, un'interrogazione parlamentare, non lo so, qualcosa, però non possiamo più aspettare, perché sta continuando a sversare e noi stiamo continuando a inalare, a ingerire. Basta, penso che potrei continuare un'ora, ma lascio spazio agli altri, casomai poi mi interrogate. Grazie. Il punto di collegamento che avevamo individuato tra Alberto e Alessandro Tasinato, che è l'autore di questo libro che trovate anche in vendita, Il fiume sono io, e anche uno scienziato ambientale, un tecnico ambientale, e, era proprio un aspetto culturale e di utilizzo della cultura come strumento per portare all'attenzione temi dell'attualità o anche tematiche legate all'attivismo, alla denuncia. Alberto tante volte, insomma, è stato protagonista di performance, iniziative tra il culturale e l'artistico, a cui anche molti di noi hanno partecipato, per portare l'attenzione anche sul tema dell'acqua, oppure in passato, per esempio, appunto, sul tema della militarizzazione del territorio.
E Alessandro ha fatto un'operazione un po' simile con uno strumento diverso, che è quello su cui appunto volevamo chiederti di dirci due parole, ovvero un romanzo. Quindi come anche un impegno locale e molto legato alla memoria di un fiume, che è il Frattagorzone, che sta scomparendo, riesce poi a tradursi in un documento che però è nella forma romanzo, quindi non è un saggio di inchiesta o altre, come dire, altre strutture che magari si potevano scegliere per raccontare questa storia. Per cui le domande sarebbero due. Uno, come succede che un fiume sta per scomparire? E questo ha molto a che fare poi anche con tutto il tema delle grandi opere e di come le persone arrivano a vivere o meno questo corso d'acqua, e anche appunto perché hai scelto questo strumento e la forma romanzo per raccontarlo. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Beh, il fiume in questione è il fiume che si chiama Rabbiosa. È un nome che pochissimi conoscono, se non chi ha avuto dimestichezza con le carte catastali della Repubblica Serenissima, e carte che rappresentano questo fiume con questo nome fino alla metà del Settecento circa. Ed è quello che oggi viene più comunemente identificato come il Fratta. Il fiume Fratta, quindi un corso d'acqua che nasce dall'altopiano, dalla piccole Dolomiti, nella zona di Recoaro, e attraversa la zona dei Lessini, si insinua nel Vicentino, attraversa quella zona che poi dagli anni 50 in poi ospiterà in via sempre più crescente il distretto conciario di Chianto Arzignano, attraversa il Basso Veronese, entrando nella provincia di Verona all'altezza di Colonia Veneta, e poi tutto il basso padovano con una curva che poi la spinge fino al veneziano Cavarzere a sfociare a Chioggia in Adriatico. Ecco, la Rabbiosa non era un fiume all'inizio, fino alla metà del Cinquecento sfogava in una zona paludosa che poi venne prosciugata costruendo sistema di canali, un canale che è appunto il Gorzone, che la portò a sfogare per la prima volta, e da allora è sempre rimasto così fino al mare. E perché scompare questo fiume? Beh, intanto mi incuriosiva il fatto che fosse scomparso il nome stesso, no? Noi abbiamo oggi questo nome che è assolutamente scomparso dalle carte, non si trova neanche in Google. E abbiamo non solo Fratta Gorzone, ma anche nel tratto più a monte tutta una serie di nomignoli, no, che lo contraddistinguono in maniera molto frammentata. E forse anche in questa frammentazione della denominazione di questo fiume si può intravedere quasi un preludio, no, al fatto che per troppo tempo è mancata, no, la capacità di vedere al fiume come a un'unica entità. E poi scompare in che senso? Noi abbiamo a che fare con un fiume che, come dicevo prima, diventa il recettore principale per eccellenza degli scarichi del distretto conciario. Tutti sappiamo quanto è stata forte ed è ancora forte come realtà produttiva il distretto conciario. La provincia di Vicenza, grazie al distretto conciario, produceva una PIL che era paragonabile a quello di una nazione come la Grecia, che se non è la Grecia di adesso, diciamo, il riferimento migliore. E abbiamo una geografia che si contrappone. Abbiamo una geografia abitata a nord da una provincia molto forte, e per provincia intendo non solo la geografia che ospita fisicamente questo sistema che conta fino a 700 aziende di conceria tra gli anni 90 e gli anni 2000, ma anche un sistema di istituzioni che questo comparto economico certamente
proteggono, fortificano e diciamo guardano come una realtà economica molto forte. E una seconda geografia, che è quella più a sud, che diventa la geografia dei luoghi che raccolgono, subiscono questo impatto. Ed è una geografia abitata da istituzioni che probabilmente, o da comunità che probabilmente erano e sono state per molti anni molto più deboli come capacità di prendere consapevolezza del danno che stavano subendo, ma anche come forza economica da un lato, perché era una realtà principalmente di tipo agricolo, e politica dall'altro, per dare una risposta che fosse il giusto contrappeso, no? A gestire, a far sì che questo sistema di gestione dell'acqua fosse più equilibrato. Ecco, negli anni 2000, infine, che cosa succede? Succede che, siccome questo distretto insisteva nella cosiddetta zona di ricarica delle falde acquifere, ed era quindi una zona meritevole più di altre di essere tutelata, evitando che alcuni scarichi a livello locale andassero a infilarsi laddove poi questa falda avrebbe alimentato gli acquedotti, la Regione Veneto che cosa fa? Costruisce un tubo. Questo tubo è il famoso tubone che raccoglie i 5 scarichi dei 5 depuratori consortili ai quali le concerie, non solo, ma le concerie afferiscono i loro reflui, depuratori consortili che alla fine appunto hanno questi scarichi, vengono raccolti da un unico tubo. Questo tubo ha la funzione di bypassare la zona di ricarica delle falde acquifere e arriva giusto a valle, non solo scavalcando la zona di ricarica delle falde acquifere, ma anche scavalcando il confine amministrativo tra le province di Vicenza e la provincia di Verona, capitando lì a Colonia Veneta, che appunto è il primo paese di questa geografia a sud, no? Che raccoglie gli impatti di questo grande sistema produttivo. Allora, questa è una cosa un po' curiosa, perché nel tour di presentazioni che ho fatto fino ad oggi, il libro è uscito a febbraio, è la prima volta che capito nella provincia di Vicenza, quindi è anche curioso questa, questa incursione, mi trovo anche... Penso che ad Arzignano non lo farai mai. No, non ti preoccupare che arriveremo anche là. E, insomma... Ecco, sono quindi due geografie che si fronteggiano e ritorniamo al tema dell'agricoltura. Sta scomparendo, è scomparso questo fiume, e il titolo del convegno è Chiare, fresche e dolci acque. Io userei dei termini antitetici, perché se noi oggi andiamo con Google Maps, utilizzando quindi queste immagini satellitari, là sopra il punto in cui questo tubone che è gestito dal consorzio Arica inserisce i suoi scarichi, vediamo che la rabbiosa da lì in giù, da lì a valle, assume la colorazione di una nuvola nerastra praticamente. Quel punto era il punto scelto come scarico perché lì era possibile utilizzare le acque di un canale che prendeva le acque in Leb dall'Adige, quindi aveva la funzione di vivificare, diciamo, il corso d'acqua della rabbiosa. L'ultimo stadio di questa storia qual è? È questo nuovo progetto, che è il progetto di un tubino, lo chiamano così, no? Che ovviamente, per i problemi che anche tu dicevi prima, riferendoti a questa, e anche Alberto, no? Alla incapacità, l'impossibilità che il mondo agricolo di questi paesi ha di poter utilizzare la rabbiosa come fonte per l'approvvigionamento idrico per le irrigazioni, viene ad utilizzare oggi, verrà realizzato con un finanziamento pubblico di circa 42 milioni di euro, questo tubo di circa 20 chilometri che
da Colonia Veneta fino a Castelbaldo Merlara, quindi circa 20 km, porterà con una condotta, appunto, le acque del fiume Adige. Se voi andate a leggere l'ultimo decreto della Regione Veneto che sancisce in pratica il via libera a questo progetto, viene stabilito non solo l'ok a questo progetto e anche in questo caso il fatto che non serve una valutazione di impatto ambientale, ma viene stabilito che una volta che questo tubo, di fatto allo scopo di dare un nuovo rubinetto all'agricoltura con acqua pulita dall'Adige, verrà realizzato, le prese attraverso le quali oggi la Rabbiosa fornisce l'acqua al sistema idrografico fatto di fossi e di canali in quel medesimo tratto verrà chiuso. Quindi avremo che per un punto di altri 20 km a sud di questo tubo verrà realizzato un sistema di approvvigionamento analogo, ma di fatto sigillando per altri 20 km un altro tratto della Rabbiosa. E questo letto da un altro punto di vista, perché è ovvio che l'agricoltore ha necessità oggi di fare un'agricoltura che possa anche fregiarsi di un marchio di qualità, no? Però abbiamo agricoltori, uno di questi l'ho sentito a Pressana, un giovane imprenditore che nel dialogo con cui lui presentava la sua azienda biologica, ogni tre parole rimarcava il fatto che lui l'acqua per irrigare non la sta prendendo dalla Rabbiosa ma da un'altra fonte che sono dei pozzi eccetera eccetera. Quindi la Rabbiosa, che in questa forma che tu prima dicevi, no, presa dal libro in cui ha scritto Renzo Franzin che si intitola Il respiro delle acque, c'è un capitolo di questo libro che racconta il respiro delle acque, perché la Rabbiosa nella piccolo fazzoletto di terra che io ho inquadrato, irrorato dalla Rabbiosa, c'è un reticolo di fossi, canali, degore, no? Lungo 60 km, che costituisce il sistema capillare, esattamente come pulsa nel corpo umano il sangue all'interno delle vene e delle arterie, no? L'arteria principale di questo territorio era la Rabbiosa. Questa arteria con questo progetto verrà troncata, no? Verrà troncato questo sistema di approvvigionamento. E allora è vero che l'agricoltore, il giovane agricoltore, il giovane imprenditore non può sentirsi responsabile di un passato che altri gli hanno lasciato in eredità, di un passato pesantissimo, no? Non può sentirsi responsabile. Però dall'altro lato assistiamo ad una perversione di una geografia, no? Che continua a canalizzare di fatto questo fiume senza pensare a quella che può essere una sua forma di salvezza. E la cosa che mi dispiace è quando anche qui i rappresentanti delle istituzioni, anch'essi in parte responsabili di una certa eredità, non responsabili ma forse in parte sì, quando il presidente del consorzio presenta questo progetto, è ovvio che lo deve presentare in una forma che sia trasparente e che sia chiara, no? Dice, con questo tubo daremo all'agricoltura acqua pulita, è vero. Però non sono d'accordo con un'altra frase con la quale lui conclude la lettera di presentazione di questo progetto, con la quale dice... e sarà la soluzione a questo territorio per altri 40 anni. Io invece di dire questa frase, più onestamente, forse da un punto di vista intellettuale, avrei detto che procrastina la soluzione al territorio di altri 40 anni, forse, no? Diciamo, ecco. E questa era un po' la geografia, perché un fiume scompare nel nome e anche nella forma. Poi l'esigenza che io ho avuto è stata quella di conciliare, con l'obiettivo di scrivere, di fare questo tipo di lavoro, due esigenze. La prima di essere stato testimone, di fatti diretti che ho visto accadere al fiume in quanto abitante per tantissimi anni,
in un paese che è Mediadino, nella bassa padovana, attraversato dalla Rabbiosa, e quella di aver fatto un corso di laurea in scienze ambientali che in qualche modo mi ha fornito gli strumenti per leggere e per riconoscere come in questa età moderna abbiamo a che fare con un nuovo tipo di storia, che è la storia ambientale, e volevo fare un romanzo storico dove, anziché avere a che fare con una ambientazione, con una scenografia che attingesse a dei documenti che classicamente riconosciamo come storici, no? Quelli della storia, della guerra, del Medioevo, eccetera, la storia ambientale, che è una storia recente, perché da poco tempo comincia ad essere documentata. Quando c'è una corposa bibliografia che alla fine uno può anche esplorare, alla fine del libro. Ecco, i rapporti di monitoraggio dell'ARPAV, per esempio, sono un esempio di documenti che da circa una ventina d'anni, in maniera sistematica, cominciano ad essere raccolti e cominciano ad essere utilizzati. Sono dei documenti di una storia ambientale che prima magari c'era, ma era sparpagliata in fonti sparse, no? Ecco, ho voluto fare un romanzo storico, moderno, ambientato in una storia che attinge a questo tipo di fonti, però mettendo in risalto che cosa? Quello che è l'interazione sempre dinamica tra il protagonista, i protagonisti e l'ambiente. Un'interazione che è molto stretta in certe fasi della vita, poi si perde, si frammenta e viene riacquistata attraverso esperienze più mature, diciamo, più tipiche di un'età adulta. E concludo questo primo mio intervento rifacendomi alla Tina Merlin, no? Ecco, io credo che tutto debba passare attraverso una consapevolezza. Il Vaillant è rimasto in silenzio per 30 anni. 13 ottobre 1963 si arriva all'ottobre del 93, quando Marco Paolini, un attore, mette in scena sulla diga del Vaillant uno spettacolo mandato in onda sulla Rai. Da quel momento, ma sono passati 30 anni, si inizia a riparlare di Vaillant. C'è stata una presa di coscienza o un silenzio collettivo con il quale probabilmente è stato lo strumento più immediato, più giustificabile forse, con il quale queste popolazioni di Longarone hanno superato, tentato di superare il dolore, no? Che è stato il silenzio, il non parlarne. Marco Paolini, per fare quel lavoro teatrale, ha dovuto fare delle incursioni nella vita privata di queste persone per strappare una testimonianza che era sepolta la memoria assieme ai fanghi del Monte Toc, no? Eppure questo tempo è passato, e da allora si parla ancora dei Vaillant, si parla ancora del modo avventato con cui quel progetto venne gestito e realizzato. E forse, ecco, questo libro è definito la profezia, una profezia del disastro ambientale di cui tu ci hai parlato. I documenti che io ho raccolto per fare questo libro si fermano al 2013, un anno prima che scoppiasse il caso PFAS. Qui non troverete il tema dei PFAS, ma troverete tutto quel contesto territoriale, ambientale e di percezione ambientale e di modalità anche di dire ma sì, è solo un problemetto, no? Andiamo avanti invece di occuparci dell'acqua, no? Ecco, tutto un sistema con cui ha messo da parte il tema dell'acqua, facendola arrivare poi a casi drammatici come quello dei PFAS nel sangue. E sono passati 40 anni, qui c'è una storia che dura 40 anni. Non è che io volessi fare il Paolini della Rabbiosa, anche se Paolini l'ho letto e mi ha fortemente influenzato, no, in questo progetto, perché l'orazione civica
che ha fatto Paolini era uno strumento che mi ha stimolato parecchio. Però penso che senza consapevolezza non si possa pretendere niente. Grazie. Grazie, volevo anche ricordare che questo libro è edito da una piccola casa editrice di Udine che si chiama Bottega Errante Edizioni, sempre per dire che a volte anche sono i più piccoli che presidiano da un punto di vista culturale il territorio. E volevo aggiungere una... a proposito del fiume Sono Io, questo libro di Oliver Sacks, Il fiume della coscienza, lui è uno scienziato americano, e cita Borges. Il tempo, dice Borges, è la sostanza di cui sono fatto. Il tempo è un fiume che mi trascina, ma io sono il fiume. Allora adesso, passando agli ultimi tre interventi, che sono quelli, diciamo, della parte più istituzionale, e lasciando la parola a Roberto Castiglioni, il sindaco di Sarego, mi chiedevo appunto se questo tema del tempo non sia forse centrale, nel senso che probabilmente non ne abbiamo più a disposizione, è necessario muoversi, scorrere come fanno i fiumi e appunto arrivare ad acquisire questa consapevolezza che, come dicevi tu, è così necessaria. E Sarego è una, diciamo, una via di mezzo tra un'istituzione che è stata una parte lesa nel caso dei FAS, perché si trova in zona rossa e è uno dei comuni più inquinati, però è anche che è riuscito a, come dire, ha fatto la scelta di essere anche parte attiva e quindi di unirsi al movimento di cittadini, al movimento dal basso, con una parte istituzionale che comunque sta sostenendo questo percorso. Quindi volevamo chiederti una riflessione su questo punto di incontro. Sì, grazie, grazie mille, grazie dell'invito a Vaghe Stelle. Ecco, alcuni organizzatori ho avuto anche il piacere di incontrarli nella mia esperienza amministrativa e sono quindi molto contento di partecipare a questo incontro. Il caso FAS viene alla luce nell'estate del 2013. È una cosa sicuramente che non era nelle mie previsioni di affrontare, però appunto è quello che poi si è dimostrata una vera e propria emergenza ambientale, che non riguardava solo il comune di Sarego, ma un terreno molto più vasto che coincide appunto con il Basso Vicentino e la pianura Basso Veronese e il Padovano. Ecco, volevo all'inizio fare una domanda: quanti di voi bevono l'acqua del rubinetto? Ok, allora questo forse non è sicuramente la percentuale che potrei riscontrare nel comune di Sarego o nel comune di Lonigo o in altri comuni della nostra. Ecco, perché questo? Perché oltre all'acqua a Sarego e nei nostri comuni è stata inquinata una cosa essenziale per la comunità, cioè la fiducia nelle istituzioni. Perché questo? Perché all'inizio insomma, l'acqua è la cosa più naturale, su cui quasi non ci facciamo caso perché è l'uso quotidiano che abbiamo tutti noi per vivere, e solo che a un certo punto, appunto nel 2013, ci sono state le prime informazioni che sono state date ai sindaci sul fatto che c'è una contaminazione delle acque di una sostanza che è già difficile da pronunciare, pensate voi, da far capire alle persone, ai cittadini. E noi abbiamo avuto i gestori dell'acquedotto che si sono subito attivati a mettere dei filtri senza avere in quel momento nessun limite da parte delle istituzioni, anche perché erano appunto delle sostanze, i cosiddetti inquinanti emergenti.
che non erano stati tabellati appunto dalle leggi per quanto riguarda le sostanze da monitorare, quindi non venivano controllate dai gestori e automaticamente l'acqua era potabile. E tuttora è potabile nel senso legislativo della parola, perché non è ancora stato inserito nel decreto legge a livello nazionale un limite per i FAS. Quindi se io vado in Toscana o vado in Sicilia, potrei bere un'acqua potabile, ma che nello stesso tempo potrebbe causare problemi alla salute, perché i FAS lì non sono controllati. Ecco, e all'inizio alcune associazioni, mi ricordo Perla Blu di Colonia Veneta, hanno anche loro sollevato il problema, però erano una minoranza e la stragrande maggioranza della popolazione non sentiva il problema. E noi come amministrazione abbiamo pensato fin da subito di fare degli incontri con l'ARPA e le istituzioni, il gestore dell'acquedotto e l'ULS, per dare quelle informazioni che anche noi raccoglievamo giorno per giorno. E quindi abbiamo fatto anche noi delle assemblee pubbliche per informare i cittadini, che non sono state fin da subito molto frequentate dalle persone, appunto perché quello che dovrebbe essere la predisposizione di un cittadino, se io mi fido delle istituzioni, o comunque la maggior parte delle persone si fida delle istituzioni, per cui se c'è l'acqua vuol dire che si può bere, se non mi hanno bloccato il pozzo da cui attingere vuol dire che è potabile, eccetera. E così è stato. Nel frattempo anche le associazioni ambientaliste hanno fatto la loro parte, anche i sindaci del territorio man mano si sono presi coscienza del problema e si è cercato di appunto cercare giustizia, perché innanzitutto le bollette cominciavano ad aumentare e allora lì i cittadini hanno cominciato a dire: ma che cos'è questo FAS? E i gestori quindi perché dovevano anticipare i soldi per finanziare i filtri per bonificare l'acqua, e la procura ha iniziato lentamente, secondo me, a fare le sue indagini. E l'ARPA man mano scopriva sempre più cose sulla Miteni, per cui si è andato avanti, ci sono state varie manifestazioni, anche Greenpeace ha dato una mano. C'è un passaggio importante che voglio sottolineare: le analisi del sangue. Quando arrivarono le analisi del sangue nelle case di genitori con valori veramente stratosferici, a parte le matte che abbiamo fatto, molto più delle bollette, scattò proprio la grande preoccupazione da parte di tutti. Chiusa parentesi. Esatto, infatti quello sarebbe stato il passaggio focale, perché poi quello che ha smosso più di tutti la coscienza dei cittadini è stato quando gli è arrivata la lettera a casa da parte della mamma, poi è nato il movimento Mamme No FAS, movimento No FAS, ha richiesto ai propri figli dai 14 anni in su di fare le analisi del sangue. Nel momento in cui arrivavano le analisi con questa voce FOA, che è un componente dei FAS, una molecola dei FAS, fuori di 8-10 volte dai parametri standard presenti nel sangue, ecco, 8 nanogrammi erano i valori medi ritrovati nelle persone, si arrivava a 200, 300, 500. Compone anche valori, diciamo, fisiologici alterati, guardiamo il colesterolo, che ma era una cosa che uno andava anche già a capire fin dal principio. Esatto. Per cui, ecco, in quel momento lì è aumentata la sensibilità dei cittadini, ed è grazie a questo connubio, cioè tra le istituzioni che hanno fatto la marcia dei sindaci e altri incontri,
le associazioni, l'associazione, il movimento Mamme No Fas, che grazie appunto a questo movimento dal basso si è riusciti ad ottenere dei risultati. Innanzitutto il primo risultato è stato quello che è stato fatto un monitoraggio non solo a Campione, come era stato fatto all'inizio, sulla popolazione, ma esteso a tutti quanti i cittadini sopra i 14 anni. Della zona rossa. Esatto. Ed è attualmente, da quello che mi dice l'ULS, il più grande monitoraggio che sia mai stato fatto in Italia sulla popolazione nel sangue. Sì, e non è da esserne fieri. Esatto. No, okay. Però allo stesso tempo no, perché, è un risultato importante perché con i numeri si riesce ad argomentare anche alle istituzioni un problema oggettivo. Sì, sì. Però bisogna vederlo nella sua drammaticità e nella sua non positività. No, certo. Perché no, vi ricordo un passaggio, perché sono il più duro magari, ma ricordo quando Mantoan, che non si è più visto, il direttore della sanità veneta, annunciò in sala civica a Montecchio che avremmo fatto il più grande biomonitoraggio nella storia di sempre, e l'ha annunciato in modo trionfale, e anche i milioni di euro che sarebbero serviti. Io mi sono vergognato a sapere che noi popolazione saremmo diventati la popolazione più contaminata, per conseguenza, diciamo, della storia della medicina contemporanea, anche del passato. Però c'era anche questo quasi, diciamo, sottovalutazione, diciamo, delle conseguenze che noi stiamo vivendo. Sì, e quindi ecco, in questo passaggio importante si sono cominciati a riscontrare quelli che erano già nell'area dei valori alti di FAS nel sangue, e poi è venuto fuori uno studio importante firmato appunto dai tecnici della Regione Veneto, in cui si constata che nella zona rossa c'è un aumento del 20% circa di certe patologie mortali legate alle cardiopatie, per esempio c'è un aumento del diabete mellito, della preeclampsia sulle donne in gravidanza, cioè i bambini nascono più piccoli della media, e poi anche ictus, quindi malattie veramente... Malattie legate alla tiroide, di cui siamo invasi. Esatto, molto, che colpiscono molte persone, quindi provate a immaginare più 20% che cosa vuole dire. Ecco, questo ha inquinato la fiducia dei cittadini, per cui anche le istituzioni, anche gli organismi che dovrebbero, come dire, rassicurare, controllare i cittadini, non sono stati più considerati autorevoli. L'ULS in primo luogo e l'ARPAV. E questo è un passaggio molto complicato. Io lo dico io come, diciamo, un rappresentante delle istituzioni, perché se non c'è più la fiducia da parte dei cittadini, allora non c'è più quel rapporto fondamentale, anche democratico, che legittima da parte dei cittadini le istituzioni che dovrebbero tutelare la salute appunto dei cittadini. E ci vorranno anni per rimediare a questa situazione, perché appunto la fiducia è la cosa che si conquista col tempo e con i fatti. A me piace descrivere quello che è successo per quanto riguarda la contaminazione dei FAS come Chernobyl, nel senso che noi nel Basso Vicentino non abbiamo la fortuna di avere grandi fiumi navigabili che alimentano l'economia, come per esempio l'Adige o il Bacchiglione, ma abbiamo dall'altra parte un'altra ricchezza che è sotterranea, e cioè il fatto che abbiamo dei fiumi sotterranei che scorrono sotto i nostri piedi, e questo ha dato la possibilità alle nostre aree più, come dire,
meno sviluppate del Basso Vicentino, comunque di poter sviluppare un'agricoltura anche di qualità. È un po' il nostro petrolio, l'acqua, per quanto riguarda l'agricoltura. Il caso FAS ha fatto sì che tutta questa enormità di ricchezza che è l'acqua che avevamo non fosse più utilizzabile, ed è come se avessero cementato, in senso figurativo, questa centrale, questo reattore che ci dava la ricchezza di poter coltivare e produrre prodotti del luogo, e adesso in questo momento non possiamo più toccare chissà per quanti anni, un po' come Chernobyl, che è una città in cui c'è un involucro di cemento e non sarà più abitabile per chissà quante centinaia d'anni. Infatti è un progetto che è stato finanziato a seguito della dichiarazione dello stato d'emergenza fatta dal governo quest'anno, l'approvvigionamento dell'acqua da altre fonti. Il nostro territorio era una delle più grandi falde, ha attualmente una delle più grandi falde acquifere d'Italia e forse anche d'Europa, ma l'abbiamo inquinata e non è più utilizzabile. Ora dobbiamo andare a prendere l'acqua pulita da altre parti, e chissà, forse anche l'agricoltura non potrà più utilizzare l'acqua che fino a ieri potevamo utilizzare. Ecco, quindi questo è un po' la storia che ho vissuto io, che hanno vissuto i cittadini di Sarego e una popolazione ben più vasta, sì, perché sì. Poi l'acqua non la puoi fermare, l'acqua soprattutto in falda non la puoi fermare con una diga, l'acqua continua, va avanti ed ha contaminato i paesi più a sud, montagnana e oltre. E quindi diciamo il lavoro che devono fare secondo me le istituzioni è quello di innanzitutto riportare la fiducia nelle persone e farle ritornare a bere l'acqua del rubinetto, perché questo è un punto importantissimo, il fatto di dare fiducia. E la fiducia come la si dà? La fiducia si dà innanzitutto facendo pagare ai responsabili i danni che hanno prodotto per la loro attività. E questo però deve essere fatto in tempi brevi, perché più il tempo va avanti, più diciamo l'acqua e la fiducia dei cittadini si inquina. Faccio solo una brevissima. Proprio su questo in procura, sulla fiducia, diciamo, abbiamo proprio un passaggio fatto al procuratore, prima ai procuratori, prima di lasciarli. Abbiamo detto: abbiamo bisogno in questo momento, parlando anche se di civiltà delle acque, di un'ordinanza, di qualcosa, di un atto immediato contro l'inquinatore, perché potrà farci fare a tutti quanti uno scatto di civiltà. Uno scatto di civiltà. Dunque noi dovete farlo per questo, sennò altrimenti rischiamo veramente di naufragare tutti. E questa è la fiducia, diciamo, che noi dobbiamo riprenderci. Chiudo, grazie. Oltre alla parola fiducia c'era un'altra parola che hai usato che mi piacerebbe riprendere, che è giustizia. E quindi forse potremmo dire che questa giustizia ambientale o comunque idrica è fatta di tanti componenti, come stiamo vedendo anche oggi, no? Quindi c'è la parte relazionale della comunità, della partecipazione, la parte che riguarda più appunto la salute, l'economia e la parte culturale di informazione, quindi come dire una costellazione di aspetti, che una complessità grande che si sta cercando anche qui di tenere insieme. Allora arriviamo agli ultimi due interventi e passo la parola a Giuseppe Bortolan del CDA di Viacqua, proprio per capire come Viacqua anche sta rispondendo a questa richiesta di giustizia e di, come dire, tutela della qualità delle acque. Si è parlato di appunto acqua del rubinetto fin dalla prima relazione di Adriano,
e ad ora, quindi come i cittadini possono essere rassicurati da questo ente, che è una SPA a capitale pubblico, diciamo abbastanza giovane, perché è nata dalla fusione di Acque Vicentine e Alto Vicentino Servizi all'inizio di quest'anno, e gestisce il servizio idrico integrato per 69 comuni del Vicentino. Quindi appunto, come garantite la qualità dell'acqua, e anche un aspetto che ci piaceva, su cui ci piaceva riflettere con voi, è il tema dell'educazione ambientale, perché sappiamo che appunto siete comunque impegnati anche in questo settore, che è un altro tassello di questo discorso. Buongiorno a tutti, buonasera ormai. Via Acqua, come si diceva, è una società nata dal 1 gennaio di quest'anno, è nata dalla fusione di Acque Vicentine, che a sua volta era nata da una costola di AIM ancora a metà degli anni 2000. E è una società, come si diceva, posseduta dai comuni per intero, da 68 comuni, erano 69, poi c'è stata una fusione qualche tempo fa di due comuni, Barbarano e Mossano, sono diventati un comune soltanto, quindi i comuni adesso sono 68. Il territorio servito va dall'Alta Valdastico sostanzialmente fino a Noventa Vicentina, con degli inframmezzi tipo Sarego che invece sono serviti da altro gestore. Io volevo cercare di dare un contributo appunto focalizzandomi sulla necessità di ricostruzione di questo rapporto fiduciario che c'è tra la popolazione e le istituzioni. Beh, il primo passaggio è che questa società, intanto, come si diceva, è una società interamente pubblica, e quindi è una società di proprietà dei comuni, dove il Comune di Vicenza ha una maggioranza relativa e dove tutti i comuni sono rappresentati dai sindaci. I sindaci sono l'espressione democratica del territorio, e quindi chi più di loro in qualche modo garantisce la pubblicità di questa attività, io credo che veramente sia un'espressione molto alta di come, diciamo, un'attività così delicata come la gestione delle risorse idriche possa essere affidata, diciamo così, con fiducia, perché del sindaco si ha fiducia sostanzialmente. E molti di voi, non so, proprio sarete magari cittadini della città di Vicenza, ma chi come me, come il sindaco di Sarego, siamo sindaci invece di, come il sindaco di Sant'Orso, che saluto caramente, siamo sindaci di comuni più piccoli, abbiamo una relazione costante con i cittadini che ci conoscono personalmente, molti di loro hanno anche il nostro numero di telefono, e quindi c'è questa relazione costante di fiducia, perché ci si rivolge al sindaco per chiedere aiuto, per avere la possibilità di confidare ad una persona della quale appunto ci si fida quali sono le problematiche che si sentono nel territorio. Dicevo appunto, Acqua, 550.000 abitanti serviti, svolge questo servizio di approvvigionamento idrico, svolge il servizio di trattamento delle acque di fognatura, e poi svolge anche l'attività di riconsegna ai corsi d'acqua delle acque depurate. Quindi un grande sforzo che questa società sviluppa, e posso dire è necessario, secondo me, ed è un'attività che stiamo cominciando a fare con maggiore determinazione, far conoscere quello che questa società e tutte le altre società che gestiscono i servizi idrici fanno. Noi siamo regolati naturalmente dalle normative del legislatore, normative europee, poi è ricaduta normative italiane e regionali, ma soprattutto siamo controllati dalle autorità di controllo nazionali e locali, in particolare dall'ARERA, che è l'autorità nazionale, e dal Consiglio di Bacino. Noi rientriamo nel Consiglio di Bacino Bacchiglione, che è composto da circa 140 comuni, tra cui Comune di Vicenza e Comune di Padova come attori principali. Quindi il Consiglio di Bacino è il regolatore locale e l'ARERA è il regolatore nazionale. Vi dico subito che questi regolatori
diciamo, sono come due, uso una metafora così, magari anche abbastanza svelta, sono come due cani che sono alle calcagna del gestore, perché controllano passaggio per passaggio ciò che il gestore fa. E non si può scherzare, nel senso che quello che è indicato di fare deve essere fatto, pena delle, come dire, dei richiami molto forti e delle penalizzazioni che vengono in qualche modo comminate al gestore che non fa bene il suo dovere. Ecco, naturalmente tutto ciò è basato sulla tariffa, che è naturalmente individuata dall'autorità regolatrice sulla base degli investimenti che vengono prodotti sul territorio, perché l'aspetto più importante per avere acqua buona, acqua sana, acqua da bere, è che tutto il processo sia adeguatamente servito da impianti sempre più moderni, sempre più rispondenti alle normative, anzi sempre più sono rispondenti alle normative, ma devono assolutamente migliorare la qualità dell'acqua che viene reintrodotta nei corsi d'acqua. Ma soprattutto questi investimenti servono per coprire quelle zone che non sono servite principalmente dagli impianti di fognatura. Il nostro territorio è attualmente abbastanza servito, ma ci sono delle aree, naturalmente le aree più periferiche, che non possono, chiaramente per limiti fisici, geologici, morfologici, essere raggiunte, ma che con un graduale sforzo nel futuro lo dovranno essere, per riuscire a creare una rete totale di immissione in fognatura dei reflui e naturalmente poi con una depurazione che poi scarichi acqua sana nei fiumi. E metà della tariffa, che vi dico sommariamente è calcolabile in un euro per una famiglia al giorno, per una famiglia di tre persone, quindi stiamo parlando di queste cifre sostanzialmente, quindi pensate bene che non è una cifra di grande rilevanza, perché se pensiamo che un caffè ormai è sull'1,10, no? Stiamo parlando che al cittadino questo tipo di servizio, che è un servizio nascosto, che non si vede, che è dietro le quinte, ma è un servizio che è molto importante, costa come un caffè al giorno. E quindi, dicevo, gran parte della, diciamo, per dire, con un altro esempio, metà della tariffa è impiegata per appunto gli investimenti e metà della tariffa è impiegata per, diciamo, l'attività di mantenimento e di miglioramento dell'efficientamento dell'esistente. E vi dico che come bacino territoriale di Viacqua sono in programma investimenti per i prossimi 4 anni per 148 milioni di euro. È una cifra imponente, è una cifra che ci pone fra i gestori in Italia che stanno investendo di più. Stiamo investendo circa 50 euro per abitante sugli impianti di trattamento delle acque di fognatura e sugli impianti di approvvigionamento acquedottistico. Quindi questo ci rende orgogliosi, ma ci rende orgogliosi soprattutto perché in questo modo riusciamo a compiere la nostra missione, che ripeto per l'ennesima volta, è quella di dare acqua buona ai nostri cittadini. E appunto, ecco, la qualità dell'acqua, si parlava, cosa fa il gestore per la qualità dell'acqua? Allora, c'è un decreto legislativo del 31-2001 che disciplina la qualità delle acque e stabilisce che questi controlli devono essere divisi in controlli interni ed esterni, cioè interni da parte dei gestori e controlli esterni da parte degli enti preposti ULS ARPA. Ecco, come Viacqua il piano prevede che noi controlliamo circa 2600 campionamenti all'anno per un totale di 50.000 parametri analizzati annui. Ed è un'attività che svolgiamo da poco in consorzio anche con tutti gli altri gestori del Veneto attraverso il progetto che abbiamo anche promosso, che è Viver Acqua Lab, che sostanzialmente prevede una rete di laboratori all'interno del territorio veneto
che ciascuno dei quali sviluppa delle specifiche competenze e anche acquistando anche degli specifici macchinari che permettano l'individuazione quanto più puntuale di eventuali agenti inquinanti all'interno delle acque. Mi riallaccio un attimo al discorso che faceva il collega rispetto al fatto che il controllo sugli inquinanti emergenti è un controllo che è in divenire, è in fieri, perché chiaramente ciò che l'industria produce non sempre immediatamente è rilevabile all'interno purtroppo degli scarichi e quindi poi a ritroso all'interno delle fonti di acqua. Diciamo però che il lavoro che sta svolgendo Viacqua in questo senso è un lavoro molto importante, perché c'è alla base la consapevolezza e la convinzione che il controllo pubblico dell'acqua sia fondamentale per garantire ai cittadini e per ricostruire quel rapporto fiduciario che è venuto a mancare purtroppo con questi fatti delittuosi che si sono verificati negli anni scorsi, che sono ancora molto di attualità e anche stanno avvenendo ancora attuali. Oggi. Esatto. Io vi porto un esempio, naturalmente fate le debite proporzioni, ma abitando a Bressanvido non so se lo conoscete, è un piccolo paese del nord vicentino, un paese ricchissimo d'acqua, un paese pieno di risorgive, che stiamo cercando di valorizzare anche, e è stato vittima a fine anni 2000 di un inquinamento da percloroetilene proveniente da un'azienda del nord vicentino che ha messo in grave crisi il nostro approvvigionamento idrico, basato quasi completamente sul pescaggio dei pozzi artesiani dei singoli cittadini, che si sono accorti in quel momento di quanto debole e vulnerabile sia il bene acqua. In quel momento c'è stato un bagno, diciamo così, di acqua ghiacciata, che ha creato una destabilizzazione anche nelle consapevolezze e nei valori che finora avevano, che fino a quel momento avevano strutturato i cittadini, e quindi c'è stata appunto una maggiore crescita anche culturale verso il bene acqua e la sua tutela. Tornando invece a Viacqua porta avanti dei progetti di diffusione e di cultura dell'acqua a partire dalle scuole, perché crediamo che le scuole siano il primo veicolo di formazione, siamo convinti di questo naturalmente, e quindi che sia fondamentale fare questi passaggi attraverso i nostri ragazzi, attraverso i nostri figli, che possano prendere coscienza di cosa voglia dire essere inseriti in un sistema e in una società sì fortemente industrializzata e antropizzata, ma anche molto sensibile alle tematiche ambientali in virtù del fatto che appunto ci deve essere la consapevolezza che non c'è futuro senza tutela anche di questi beni. E quindi il progetto Acqua Oro Blu, che è portato avanti da Viacqua e da prima da Acque Vicentine, è un progetto che coinvolge migliaia di alunni, 4.600 alunni l'anno scorso, decine e decine di classi delle scuole terza, quarta, quinta della scuola primaria e scuole medie, che hanno la possibilità di visitare gli impianti di depurazione, di visitare gli impianti di approvvigionamento acquedottistico e di sviluppare con i loro insegnanti in un percorso annuale delle tematiche che riguardano appunto l'acqua, che poi presentano alla fine di ogni anno e che sono anche destinatarie di un riconoscimento, naturalmente forse più simbolico che altro, ma sicuramente di un riconoscimento che anche valorizzi il lavoro svolto e dia la giusta cifra di cosa si intenda per valori ambientali e, diciamo così, in prospettiva futuro. Mi pare di aver fatto una panoramica abbastanza puntuale, se poi c'è qualche domanda sono qua a disposizione. Sì. Io dovrei mai facciata. Sicuramente partire dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni è fondamentale, anche sui FAS quest'anno si sta facendo questo. Attraverso la rete dei gruppi d'acquisto solidali di Vicenza, i medici ISDE, il CISLA,
e avrete sicuramente visto nei giorni scorsi c'era anche un articolo sul Giornale di Vicenza che proprio raccontava la ricchezza delle proposte culturali che si fanno anche nelle scuole, quindi pensiamo che insomma sia un passaggio fondamentale. L'ultimo intervento l'abbiamo lasciato all'assessore al territorio del Comune di Vicenza, Lucio Zoppello, e tra poco tempo, insomma, sì, saranno 8 anni dall'alluvione che c'è stata nel 2010 qua in città e che, come dire, sembra quasi un filo rosso tra tante cose che abbiamo detto oggi. Con lei vorremmo chiudere interrogandoci su come Vicenza possa essere città d'acqua nei prossimi anni. Io vi ringrazio e mi scuso già perché alla fine del suo intervento dovrò andare via e lascio già la parola a Pierangelo che poi farà un po' di conclusioni e penso che ci sia anche spazio per qualche domanda. Per cui Lucio Zoppello. Grazie, buonasera a tutti. Volevo sottolineare però anche io aggiungendomi a quanto avevano detto prima gli altri relatori, diciamo così, di pregio dell'iniziativa che è stata portata avanti come Vaghe Stelle, a cui il Comune di Vicenza ha aderito con estrema convinzione e che merita appunto di essere sottolineato. Per quanto riguarda il tema che appunto citava la moderatrice, ecco, sicuramente Vicenza sotto il profilo delle acque nel 2010 ha dovuto constatare che la sua fragilità e la sua, diciamo così, vulnerabilità che ha portato notevoli problemi. Da allora sono stati fatti, dobbiamo dirlo, notevoli interventi di messa in sicurezza. Oggi siamo a un punto per cui mancano ancora pochi interventi, diciamo che il 90% del grado di sicurezza che si voleva raggiungere è stato praticamente fatto attraverso tutte le opere che sono state previste. Manca ancora qualcosa, ma indubbiamente siamo sulla buona strada per arrivare a definire questo aspetto. Un altro aspetto che volevo toccare era quello che riguardava, completando i ragionamenti che aveva fatto il sindaco Bortolan, la seconda parte, diciamo così, il rovescio della medaglia riguarda la depurazione. Il Comune di Vicenza è impegnato in collaborazione e con le risorse che metterà a disposizione di acqua nell'ampliamento del depuratore di Casale. È un'opera molto importante, penso che sia l'investimento maggiore che Via Acqua che farà, appunto di 140 che citava prima, che comporterà per Vicenza appunto di eliminare anche il depuratore di Sant'Agostino, ma soprattutto consentirà non solo a Vicenza ma anche a molti comuni contermini di avere finalmente, diciamo, la possibilità di allacciarsi alla rete pubblica. Ed è anche uno degli argomenti e sicuramente dei temi che nei prossimi mesi / anni porteremo avanti con Via Acqua, perché anche a Vicenza ci sono ancora diverse zone che non sono collegate col depuratore. E lo stato delle acque di Vicenza purtroppo è inutile nasconderlo, lo dimostra. Ecco, noi abbiamo dei signori fiumi, ma non sono sicuramente, diciamo così, una risorsa idrica sotto tutti i punti di vista. E questo perché appunto ci sono ancora diversi scarichi che non sono diciamo così, collegati ai depuratori. È questo l'impegno che come amministrazione vogliamo portare avanti, proprio per migliorare appunto anche la qualità delle acque superficiali, sia quelle principali, vedi Bacchiglione e Retrone, ma anche quelle, diciamo, minori, da cominciare dalle rocce. Abbiamo intenzione anche di fare delle azioni nei confronti delle reti minori. Noi assistiamo, torno adesso un attimo al problema dei problemi idraulici che abbiamo in certe zone dovuti alla mancata cura di quelle che appunto sono tutte le reti minori, dagli banali scogli dei campi a qualche corso idrico, diciamo, di secondaria importanza. Tutto questo perché indubbiamente riteniamo che il bene acqua sia sicuramente da tutelare, da valorizzare e in particolar modo, diciamo così, per chi come a Vicenza, forse proprio per quanto sottolineava all'inizio la moderatrice,
li abbiamo sotto mano tutti i giorni, come i nostri beni architettonici, no? Noi abbiamo il Palladio, per noi è la cosa più naturale vederli ogni giorno, sta di fatto che per il viceversa, per i turisti che vengono qua, sono cose che lasciano a bocca aperta. Lo stesso credo si valga questo paragone anche per i nostri fiumi, ecco. Hanno un valore intrinseco che meriterebbe appunto di essere valorizzato. E io spero che iniziative come quelle che stanno portando avanti appunto associazioni come Vaghe Stelle e altre che hanno promosso questa iniziativa possano essere di stimolo per altre, diciamo così, diciamo, realizzazioni anche. Non ultimo, mi collegavo al fatto che ho visto fra le appunto le manifestazioni che vengono promosse, che è la discesa dei corsi d'acqua, a cominciare dall'Astichello, ecco, e dal fiume anche Bacchiglione. Ecco. Il fiume Bacchiglione, rendere navigabile il fiume Bacchiglione sarebbe, come era una volta, sarebbe una gran bella cosa, per esempio. È ovvio, è un tema su cui bisogna lavorare a vari e molto alti livelli, perché è chiaro, si passa attraverso il reperimento delle risorse, perché anche un buon progetto, anche una buona idea, se non trova poi riscontro nelle risorse, è difficile da portare a termine, a maggior ragione quando queste assumono rilevanza a scala molto elevata. Ecco. Questo mi viene in mente perché passando per i ponti di Debba, per esempio, c'è una chiavica che risulta lì da decenni, ecco, ecco, costruita, ecco, che è stata, diciamo così, anche frutto di studi per la riapertura, eccetera, proprio per dare un tratto di navigabilità a un tratto di fiume che sicuramente lo merita. Ecco. Ecco, questo è quello che come amministrazione appena insediata, ecco, avremmo, vorremmo e su cui lavoreremo. Per quanto riguarda poi altri aspetti, soprattutto legati alla qualità dell'acqua, ecco, noi abbiamo la fortuna, almeno per ora, tante le analisi che appunto ci vengono fornite e con i parametri che sono valutati attualmente, di poter dire che abbiamo una buona e controllata acqua. Tanto è vero che prima ho visto che in molti abbiamo alzato la mano dicendo che la beviamo tranquillamente, proprio perché c'è un controllo costante che viene appunto fatto dagli organi, di cui io posso dire, almeno a Vicenza, non si sente una sfiducia. Parlo di ULS e di ARPAV. Ho avuto proprio ieri un incontro con la nuova direttrice dell'ARPAV e con i funzionari, e a cui abbiamo chiesto appunto di continuare a lavorare e a tenerci aggiornati su quelli che sono i risultati che appunto strada facendo verranno, anche a seguito magari di nuovi parametri che fossero indagati. Ecco, perché giustamente si diceva, certi parametri sono per anni, non sono stati valutati perché appunto la normativa non lo prevedeva e conseguentemente anche sia gli enti gestori che le istituzioni non provvedevano. Non è proprio così comunque nel caso PFAS, devo contraddirla perché... Io mi limito, ripeto, sì, non sì. Sono... Io vorrei che passasse, che tutto andasse bene perché... No, io non dico che tutto va bene, io dico quello che posso dire in base alle situazioni che ho. Dopo, se ci sono altri elementi, altre cose che entrano in gioco, quello non spetta sicuramente a noi come istituzioni, cioè, abbiamo dei ruoli, sì. Ognuno ha i ruoli, ognuno deve... È un bel passaggio questo, scusa se interrompo perché è molto importante, noi abbiamo detto al Ministro ad esempio all'Ambiente, a Costa, abbiamo chiesto un passaggio nuovo, noi purtroppo per i fatti accaduti per la Mitenia abbiamo perso un po' di fiducia nelle classiche istituzioni di controllo, perché a volte controllati e controllori sono gli stessi per meccanismi politici. E cosa abbiamo chiesto? Allora, di fronte all'ARPAV, che nel 2014 riceve questa comunicazione, sei del Genix o di sostanze che hanno già normate, i benzo, fluoruri, e non fa niente, noi abbiamo chiesto al Ministro dell'Ambiente, e lui ci ha risposto in modo purtroppo negativo per la sua giurisdizione, se ad esempio l'ISPRA, no? L'Istituto Superiore per l'Ambiente, potesse ad esempio essere agente di controllo per le agenzie territoriali tipo l'ARPA, e ci ha detto di no, perché non è possibile. Però lui ci sta lavorando in futuro affinché, diciamo,
anche queste agenzie siano controllate. Un'altra agenzia di cui noi abbiamo perso la fiducia, devo dirlo con rammarico, l'UNSA, no? Facciamo il caso dello Spisa che dovrebbe controllare gli operai all'interno di una fabbrica come la Mitten. Sapete cosa è successo? Noi della UNSA abbiamo chiesto le dimissioni della nostra UNSA. La Spisa la trova che degli operai superano la soglia, soglie altissime di contaminazione del sangue, al posto di avvertire a prendere provvedimenti, prendersi in cura, cosa fa? Disposta di reparto e ne mette altri di nuovi. Per la normativa Seveso, una fabbrica sotto normativa Seveso, è assolutamente vietato anche questa procedura. Dunque capite che il rapporto con le istituzioni che stanno controllando per noi è tutto adesso in fase di riformulazione. Grazie Chiara. Grazie. Sì, no, comunque avevo concluso perché sì. Effettivamente, voglio dire, io credo che sia importante comunque che se ci sono dei dubbi nei confronti di certe istituzioni, questi possano essere fugati attraverso l'impegno e sì, le responsabilità di tutti, perché è un obbligo, penso, di tutti lavorare affinché queste istituzioni riacquisiscano quell'autorevolezza che hanno perso, magari attraverso noi. Anche i cittadini stessi, perché su una cosa che si parlava di fiducia, no? Spesso si colpevolizza l'istituzione, i sindaci e i cittadini che sono costretti a risvegliarsi, come ha detto lei prima, no? Quando che hanno l'inquinante, l'iquame, per non usare parole più forti, sotto il naso. No? I cittadini si lasciano da sole l'istituzione, va a finire che poi magari le istituzioni si chiudono in sé, dunque la mancanza di fiducia spesso arriva anche perché noi cittadini purtroppo non facciamo il nostro dovere cittadini, siamo passivi. Il più grave problema del nostro territorio per tanti anni purtroppo è stata la passività di noi cittadini, dunque abbiamo anche noi le nostre colpe. No, ma sia nel senso di... Le posso dire che sicuramente voglio dire, il cittadino ha una grossa, diciamo così, valenza in tutta questa... Hai lucrato su questa tua mancanza, non hai fatto... Quello è un passaggio in più, diciamo, quello è un passaggio in più. Sì, possono esserci responsabilità diverse, però anche per dire che anche come cittadini, anche il messaggio che dobbiamo dare ai cittadini è estremamente importante, proprio per una certa cultura, perché non più tardi, appunto di una settimana fa, per dire, tornando sul discorso della depurazione, sulla necessità, a dei cittadini a cui è stata prospettata la necessità, perché una volta che la loro strada fosse collegata col depuratore, che dovessero allacciarsi e spendere dei soldi per eliminare le vasche biologiche, le vasche IMUF e pagare il contributo maggiore, la cosa, vi dico, non era proprio tanto gradita, per cui dobbiamo indubbiamente anche come, diciamo così, messaggi e informazioni e una certa cultura in senso generale da fare con i cittadini è ancora una strada che bisogna percorrere. Grazie. Bene, mi inserisco per le... Ecco, si è parlato di domande, io probabilmente ne potremmo concedere al massimo un paio, però volevo prima tentare un passaggio intermedio, perché intanto finché siamo in tempo, perché poi magari non si riesce, volevo anch'io ringraziare tutti i relatori presenti perché ci hanno aiutato, direi molto bene, anche negli ultimi scambi dialettici, ci hanno aiutato in quella che per noi era l'impresa che ci eravamo proposti, estremamente difficile, di mettere nello stesso ambito, nello stesso tavolo di discussione, istituzioni e soggetti che tante volte si trovano in una situazione di contrasto e di contrapposizione, che poi c'è, è stato evidenziato, non magari direttamente tra i presenti, però continua ad esserci, e questa era un'impresa che non era per niente facile. Devo dire che ci avete aiutato molto con grande pacatezza a esporre i punti di vista. Noi, l'anno scorso in realtà era stata fatta un'edizione a Sant'Orso di una prima edizione sperimentale di una manifestazione sulle acque che aveva visto anche dei momenti di discussione. Possiamo confessare un po' tutti che
allora abbiamo avuto un po' paura nel buttare subito nell'arena argomenti di criticità forte. Quest'anno invece abbiamo deciso di farlo e speravamo proprio in una dinamica di questo tipo, cioè riuscire finalmente a parlare di criticità senza nasconderne la gravità e metterla in relazione a dei ruoli istituzionali senza che questi si sentissero attaccati e con la necessità di mettersi in trincea e in difesa. Quindi grazie ancora per questo e ovviamente poi di tutti i contenuti che ci avete dato. L'altra cosa che un po' ci proponevamo, parlando di civiltà dell'acqua, era di riconoscere dei denominatori comuni tra esposizioni così diverse per punto di vista, estrazione, vicende, alcune venate veramente della consapevolezza di una situazione di gravità che mi ha veramente colpito. Devo dire quasi addirittura più la tua per questa appunto consapevolezza di negativa anche rispetto a una artificializzazione, a una presa comunque di possesso di un intero bacino da parte di una artificializzazione spinta e di una serie di vicende che mi ha molto colpito. Ecco, diciamo che trovare dei denominatori comuni in queste esposizioni anche così diverse per cercare di aiutarci tutti a ragionare in maniera diversa sull'acqua. E anche questo non era per niente facile, infatti i miei amici, i miei consoci mi hanno dato il classico cerino, che in realtà è un candelotto di dinamite in mano, ma io ho tentato anche poi di fare come si faceva a scuola con le frazioni, i denominatori comuni, e ho messo una tabellina delle parole chiave che voi avete detto per capire se ce n'era magari anche una sola che attraversava tutti. Forse non c'è, ma ci siamo andati molto vicino. Una è consapevolezza, più o meno, o perché mancava e quindi la mancanza di consapevolezza ha generato dei guai o delle sorprese o delle tristi sorprese, o perché quando c'è, a partire dalle campagne, dalle indagini dell'ambiente citate per prime, fino alla dimostrazione in contrario dell'assessore Zoppello, dice siamo inconsapevoli dei fiumi, del valore dei fiumi che abbiamo, e quindi, come dire, la consapevolezza invece sarebbe il percorso da fare. Quindi in ogni caso la consapevolezza è una parola che è comparsa in quasi tutte le esposizioni. E questo fa molto piacere, anche se la consapevolezza è il primo stadio, dovrebbe essere il primo stadio di un percorso di non passività, perché l'inconsapevolezza purtroppo tante volte si tramuta in poter dover subire passivamente determinate vicende. Poi tante parole sono comparse, anche responsabilità, per esempio, una parola che è comparsa molte volte, e poi tante altre che sarà interessante comunque rielaborare. Io mi hanno detto prima che dovevo fare le conclusioni, in realtà sono conclusioni non conclusive, volutamente, perché prima non sarei titolato a concludere un discorso così, ma anche perché lo vogliamo tenere aperto. Fra 15 giorni, domenica 30 a Caldogno, ci sarà una seconda parte, diciamo, di questo incontro, al quale speriamo che magari qualcuno di voi possa anche partecipare. Comunque cercheremo di recuperare tutti questi incroci di concetti, anche di visioni. Ecco, poi però una parola che è comparsa magari qua e là, però ha un peso secondo noi fondamentale, noi che siamo dei camminatori attenti e critici, ma vogliamo essere sognatori, perché è il sogno. Allora, questo famoso sogno che ci dovrebbe comunque sempre un po' dare degli orizzonti, senza il rischio di essere scambiati per poeti vaghi e inconcludenti, ma questo vale per tutti noi, il sogno che dovrebbe circondare le nostre acque, i nostri fiumi, perché poi, voglio dire, provate, chi capiterà, provate a passeggiare di notte per Vicenza
di attraversare i ponti, i fiumi. E ditemi se questo non può suscitare un sogno, che magari non sappiamo neanche noi qual è. È il sogno di un qualcosa di migliore, cioè che questo fiume, questa acqua che corre in città come nel territorio, possa diventare un veicolo di benessere, di bene, di paesaggio, di identità, di qualità. Chiaro che se ci confrontiamo con certe problematiche rischiamo di rimanere annichiliti, ma quali sogni, no? Però è evidente che anche questo, e quindi un sogno è un preludio di cultura, perché ecco anche l'assessore per ultimo, alla fine, quasi in conclusione, ma è una cultura, un messaggio di cultura che dobbiamo dare. È il denominatore è quello di cambiare il punto di vista, di recuperare questa valenza dell'acqua, delle acque, in vari modi, la tecnica, la gestione, l'organizzazione, il controllo, il rigore, la giustizia, il perseguimento delle responsabilità. Tutti questi sono modi che anche quelli emergenziali purtroppo se ne farebbe a meno volentieri, e comunque noi, almeno dal nostro punto di vista di animatori fiduciosi di questi dibattiti, di questa esperienza di acque comuni, diciamo, magari ci sentiamo di mettere l'accento più su questo, cioè su un cambiamento culturale che non siamo certamente gli unici a poter fare, a dover fare, anzi il cambiamento culturale è una questione che è già iniziata ben prima di oggi e proseguirà ancora. Questo è un piccolo tassello che cerchiamo di mettere, no, vi ringraziamo molto fra l'altro di quello che ci riconoscete in questo sforzo, però sappiamo benissimo che è uno sforzo di dilettanti che con tanta passione però si avvalgono comunque di altri, di voi, di esperti e delle persone che ci hanno ascoltato oggi. Però il cambiamento culturale è una necessità, è un cambio di registro. Dopo alla fine, se riusciamo, anch'io ho il mio branetto da leggere perché va in questo senso, però io volevo anche una piccola provocazione da fare in senso buono, perché per avvertire i denominatori comuni, per dei messaggi di fiducia o di cambiamento culturale, si avverte, perché si è parlato di scollamenti tra istituzioni e cittadini, deresponsabilizzazione dei cittadini stessi, tante volte contrasti di interesse, di categoria, ecco, mi viene in mente una parola che oggi forse non è mai uscita, che è coesione sociale, coesione amministrativa, coesione territoriale, coesione di comunità, perché probabilmente senza una coesione non sono nemmeno applicabili gli strumenti più belli, che possa essere il contratto di fiume, che possa essere la buona gestione, la buona pratica, sono strumenti che hanno bisogno di una coesione a monte. Allora, siccome nei fiumi si parla sempre a monte e a valle, c'è un qualcosa che deve esserci a monte e qualcosa che deve esserci a valle, e su questa questione della coesione, e casomai Alberto c'è anche spazio per te, e volevo tirare in campo due persone molto, oserei dire, care, nel senso che ci seguono e ci sostengono, che è il professor Burisatti e il sindaco Balzi di Sant'Orso, uno perché è un sindaco e uno perché è un accademico, uno studioso, ma avvezzo alle gestioni e anche alle architetture istituzionali, alle aggregazioni, alle coesioni appunto amministrative. Quindi se potete, un minuto a testa, farci capire, e sul piano della coesione, stiamo facendo già adesso una buona strada o ce n'è ancora molta, molta di più da fare? Come elemento fondante di tutto quello che può venire dopo. Non so se la domanda è troppo difficile o se è troppo facile, non lo so. Ditemi voi. È troppo scontata, banale, non lo so. Sono un cercatore di campo che cerca di smazzarsi con problemi industriali che abbiamo ereditato, perché poi, come voi sottolineavate, il problema non è tanto fermare un certo modo di produrre, ma attaccare un debito ambientale che è stato procurato da persone con il debito pubblico che ormai sono irrintracciabili, e quindi, come dire, è inutile che ci pensiamo su. Una molecola
il PFAS costerà 500 anni e la falda come una molecola di CO2 prodotta rimarrà per 500 anni nell'aria, il problema non è fermare solo una macchina, ma mettere a punto dei sistemi di cattura, di selezione di queste molecole che non ci piacciono, sistemi che finora non abbiamo pensato, non abbiamo studiato, perché la velocità con cui è cresciuto il nostro sistema industriale ci ha sorpreso per strada, anche la nostra fiducia cieca nell'innovazione tecnologica. Allora, il punto della coesione adesso è questo, è che finora diciamo sì, c'è un controllo pubblico dei sistemi di depurazione, senza parlare dei sistemi di captazione sul quale dobbiamo ancora cominciare a investire, sono finiti i nevai, ma più volte abbiamo discusso, ancora non abbiamo studiato un modo per tenere l'acqua in quota e farla scendere lentamente invece che all'analisi. Ma per quanto riguarda la depurazione, che è il punto più critico che ci riguarda, c'è tanta ricerca da fare e dal punto di vista della coesione i sistemi diciamo pubblici di depurazione sono gestiti sì dai sindaci, che fortunatamente dalle nostre parti sono molto vicini ai cittadini, soprattutto nei comuni più piccoli. Però, come dire, le strutture pubbliche sono anche gestite molto dalle logiche, diciamo così, partitiche o della politica. Quasi mai gli amministratori di queste strutture sono selezionati dagli utenti in base a delle conoscenze, a delle competenze. Molte volte sono paracadutati da decisioni politiche che nulla hanno a che fare con la materia specifica di cui ci stiamo occupando. Questo è un problema enorme che dobbiamo risolvere. La Ostrom, che suggerisco di leggere, che è una studiosa di questi fenomeni, ha più volte detto che il sistema di regolazione migliore, ha vinto il premio Nobel, una svedese che viveva negli Stati Uniti, non è il pubblico, che ha questi limiti perché è facilmente diciamo distraibile dalle logiche dei partiti, non è privato, ma sono quelle situazioni di mezzo come le magnifiche comunità, che si danno delle regole per gestire il bene comune, che vengono dagli appropriatori, da quelli che utilizzano il bene, che lo conoscono, che sanno come utilizzarlo. Siamo molto lontani nel nostro sistema territoriale da questo tipo di logica. Una battuta sola dal punto di vista tecnico per quanto riguarda l'acqua, quello che ho imparato io lavorando proprio nel sistema sociale, quindi io ho lavorato per molti anni, tuttora sono in contatto con la ricerca del sistema conciario, e il tema grosso che ho imparato lì è che noi non ragioniamo dal punto di vista dell'informazione, dell'educazione, della ricerca in termini di raccolta differenziata dei reflui. Sì, cioè noi abbiamo piano piano imparato, insegnato alle persone che la plastica va separata nel rifiuto del solido, no, dal vetro, dalla carta, la gente comincia a capire dal muccio di plastica che viene dentro e a ragionare. C'è una scarsissima invece consapevolezza diffusa di come funziona il sistema di depurazione. Si pensa che il sistema biologico che oggi utilizziamo sia in grado, cioè i batteri sono in grado di ridurre, di degenerare, di degradare qualsiasi tipo di molecola che si aggiunge all'acqua 2O, che è una frazione minima di quello che poi arriva in fondo, ma i sistemi di depurazione biologica, i batteri poi più di tanto non sono in grado di fare, e c'è un mucchio di molecole che passano, come sappiamo, e vanno direttamente nel fiume perché i sistemi biologici non sono in grado di svolgere la funzione di degradazione delle molecole. L'unica soluzione possibile sarebbe quella, ed è possibile nei sistemi industriali, anche nella conceria per esempio, di organizzare una raccolta separata e anche un trattamento differenziato dei flussi. Anche un circuito chiuso magari per certi flussi. I PFAS, per dire, sono più facilmente presenti nelle fasi di finizione, laddove tu metti i PFAS sopra la pelle, la pelle più impermeabile, eccetera. Se tu catturi la caduta dei PFAS soltanto in quella fase, senza che il PFAS poi si vada dentro il pastone, no, del flusso che va alla fine al depuratore e diventa indigeribile dai batteri, come dire, saresti in grado di intercettare almeno le nuove produzioni. Altro problema è quello della falda, che non sto a discutere. Ecco, lavorare in questa direzione, studiare le modalità per educare le aziende, le persone a una logica raccolta differenziata, che anche una chimica di separazione delle molecole, questa è una roba che non stiamo facendo e che è fondamentale nell'industria, ma la cosa più terrificante di tutte, voglio dire, è nel civile, cioè l'educazione dei ragazzi. Ai ragazzi va spiegato fin da piccoli cosa si butta e cosa non si butta nel cesso,
perché quello che, come dire, buttiamo dentro dell'acqua, quel buco lì, come dire, dopo ce lo ritroviamo appunto nei depuratori che non riescono a digerire sta roba, e soprattutto i farmaceutici, anabolizzanti e quant'altro, come dire, i batteri non sono in grado di digerire e buttiamo dentro. Allora, su questo fronte io vedo, come dire, possibilità enormi di aumento della conoscenza, della consapevolezza, intervento dell'educazione, quindi una forma di coesione tra opposte barricate. E però dal punto di vista di come organizzare i cittadini perché svolgano una funzione di controllo intelligente, no? Non inseguendo fake news, no? O l'ultima morte, come possano esercitare un controllo diretto come utenti, tu parlavi di contratti, di figure, queste cose secondo me siamo ancora lontani da poterle immaginare, ma sono una cosa sulla quale dobbiamo arrivare, sì, prima o dopo, perché sono la modalità attraverso la quale in tempi molto rapidi, attraverso l'educazione ma anche trasferendo i poteri ai cittadini, riesci a, come dire, intervenire in tempo su problemi che altrimenti sfuggono solo nella divisione delle responsabilità. Siccome oggi anche siamo bravissimi, una consapevolezza importante, siamo bravissimi di saper attribuire a scaricare la responsabilità, sì, magari dare responsabilità a qualcuno che non ce l'ha, oppure viceversa. No, hai detto una cosa molto importante, visto che ci sono istituzioni, è bello anche ricalcarlo, no? Noi abbiamo proposto come coscienza collettiva che ad esempio la Miteni venisse proprio riconvertita, cioè noi non vogliamo una chiusura, perché sennò altrimenti chi è che gestisce tutto il discorso degli inquinanti, che venisse addirittura riconvertita in una fabbrica di avanguardia, di bonifica, che potesse diventare esempio al mondo visto ciò che ha causato, no? Proprio andando a studiare quello che tu dicevi. Chiudo. Visto che sono stato interpellato, i tre temi della coesione, della consapevolezza, della responsabilità, puntando i riflettori su noi stessi come amministratori locali, può essere una medaglia che ha due facce. Una, l'ha ricordata bene il collega componente del Consiglio di Amministrazione, che secondo me evidenzia uno sforzo fatto di un'assunzione di responsabilità che tiene in mano il governo di queste scelte, di queste politiche sul territorio alla funzione pubblica. Dire che non è scontato, basta muoversi un po' non troppo distante da qui, si sono scelte altre strade che poi portano alla impossibilità di governo, e in questo direi ci sono stati dei passaggi importanti che non sempre sono stati capiti e valorizzati dall'opinione pubblica. Magari queste circostanze aiutano a renderlo visibile. Credo che anche la volontà della società di accompagnare questo momento sia poi per veicolare, no, tutti gli sforzi che anche in termini di investimento prima venivano raccontati. Io l'altra faccia della medaglia la vedo invece come sicuramente un percorso da dover fare. Mi richiamo anche di questo mare che ci sta sotto i piedi, che non ha confini, che porta a quello che c'è sotto la discarica di Sarcedo, nei pozzi di due ville, magari è un altro comune che non ha. Entra nei casi di tutti. Ecco, ci sono quello che non ha acquedotto. Che non ha acquedotto, per fare un altro esempio, per uscire sempre dalla storia dei pass dell'altro territorio, di lucettine rosse che si accendono sul territorio, ce n'è più di uno, basta andare anche in Valsugana, no? A vedere cosa che si teme possa essere pescato da quei pozzi che arrivano giù dall'altopiano. Sì, dal Melagonda alla discarica. E non vado avanti con altri esempi, ecco, forse il percorso che dobbiamo fare come amministratori è uscire da delle logiche così parcellizzate, sì, che ci portano a vedere il confine che non esiste su questi temi, e ci porta a costruire un percorso diverso da quello che abbiamo fatto fino adesso. Mi pare che anche a quei comuni può essere un contributo, no? Che parte dal basso, che parte da quei cittadini che questa consapevolezza magari la stanno maturando, magari non sono degli specialisti, ma che il territorio lo amano, lo valorizzano. Sì, sì. Direi che, così come altri temi, me ne vengono in mente alcuni soliti che seguo io, bisogna affrontare in maniera un po' più strutturale la questione, non ricorrerla sempre in emergenza. Vero che alcuni interventi ci hanno messo in sicurezza, quello che è accaduto nel 2010 probabilmente, e speriamo che non ce ne sia la necessità, ma dovremmo essere tutelati,
però non siamo entrati in una logica in cui abbiamo costruito un territorio che risolve il problema della permeabilizzazione. Noi abbiamo comuni che hanno una cementificazione tale che l'acqua scorre, finisce in ambiti ristretti e arriva, precipita a valle. Abbiamo un territorio montano che abbandonato, anche lui diventa impermeabile, e anche lì bisogna fare un lavoro che può partire da come costruisci un capannone, urbanisti e assessori al territorio devono prendere come costruisci un'abitazione, che se puoi mettere il pannello fotovoltaico, puoi mettere il serramento fatto in un certo tipo, puoi gestire i rifiuti in un certo modo, anche l'acqua che ti arriva sul tetto può essere recuperata e veicolata in una certa maniera, e queste cose moltiplicate per questi piccoli numeri fanno una differenza. In questo direi che forse possiamo usare il parametro del sentirsi non travolti da un problema più grande di noi in cui siamo solo spettatori, ma in cui possiamo cominciare a agire. 20 anni fa, quando abbiamo cominciato a distinguere la plastica dalla carta, dal ferro, ovviamente avevamo l'impressione che fosse un processo possibile. L'anno scorso, In alcune parti siamo partiti un po' distante, abbiamo raggiunto risultati significativi. E quindi, per tornare alla parola che mi suggerivi, in questo senso c'è una coesione da costruire che non è soltanto delegare a una società la gestione operativa, tecnica della questione, ma è sul livello proprio delle scelte di tutela del territorio, di come lo vogliamo immaginare e costruire nel futuro, che anche sul tema acqua c'è molto da fare. Farlo Sant'Orso a prescindere da Schio piuttosto che da Piovene non ha senso, abbiamo un sumano dietro, ecco, e tanto per fare un esempio, e se qua abbiamo un percorso che andiamo a fare insieme, ecco, tra infatti, due settimane, questa carovana, in questa carovana serve anche, se dovrebbe servire anche a questo, cioè la parola consapevolezza è quella che forse più si attaglia a quello che è l'esperienza che vorremmo fare, che esce dai confini amministrativi, considera gli ecosistemi in maniera unitaria, un fiume, ma anche un monte, anche un bacino. E sono tutti percorsi, si parlerà sia della logica di messa in sicurezza idraulica che si basa sul sistema di bacini di laminazione, si parlerà anche di progetti innovativi, come accennavi tu, cioè che affrontano i deflussi idrologici in un'altra maniera, cercheremo di mettere a confronto un po' tante cose proprio nel nome della consapevolezza, e credo anche nell'educazione all'approccio ecosistemico che ancora manca molto su tutti i fronti, dal cittadino all'istituzione più alta, credo manchi ancora, nel senso che c'è strada da fare, anche se ne abbiamo fatta. No, c'è una bella parola di natura idrica, diciamo, che utilizza Paolo Rumiz al posto di coesione, che è confluenza. Le acque uniscono, diciamo, e noi dovremmo proprio, come confluenti, lavorare tutti insieme. E infatti parla sul suo libro famoso di tanti anni fa, La secessione leggera, dove analizza dal punto di vista sociologico le divisioni che le acque dovrebbero unire. Se posso dire, anche noi abbiamo utilizzato la figura della confluenza, in particolare infatti quella tra fisica, tra Leo e Timonchio, e poi però pensando anche ad altre confluenze, quindi ci sarà il film Rumore Bianco, facciamo confluire anche il Tagliamento, e poi, non mi sono dimenticato di ricordarvela, un altro reportage di Marco Zorzanello, che è uno dei fotografi di questa mostra, che ci porterà invece al fiume Giordano, e quella lì è una confluenza climatica, perché ci parlerà di turismo e cambiamenti climatici in quella regione. E un brevissimo inciso sul titolo, no? Visto che sono responsabile del titolo, no? Giustamente è stato un po' tirato in ballo. Vabbè, chiare, fresche, dolci acque, è chiaro che non è una fotografia dei fiumi, del Vicentino, del Veneto. Però Francesco Ballerani, il geografo che magari qualcuno di voi conosce, siccome giustamente diceva che l'immaginario, l'Arcadia fluviale, è quella che si rifà al Petrarca, no? E poi si è parlato di sogno, chiare, fresche, dolci acque, è un sogno, è una tensione che poi dovrà diventare anche una rivendicazione e un percorso politico da fare assieme. Ecco, giusto il motivo del titolo, che giustamente poteva sollevare delle obiezioni, critiche, ma ecco, questo è un po' il percorso che... Se fosse stato un altro titolo negativo non saremmo venuti. Noi crediamo anche... Andare a parlare col ministero vuol dire che noi ancora crediamo nelle istituzioni, però abbiamo bisogno. Vuol dire anche non porsi necessariamente dei limiti anche di, come si dice, sudditanza psicologica, come si diceva
degli arbitri di calcio. Forse i limiti anche in questo senso, noi come Vaghe Stelle ci stiamo accorgendo che non ponendoci limiti di dialogo, sì, sì. Siamo stati sempre ascoltati, quindi voglio dire anche è vero questo discorso qua, ed è anche un po' di coraggio nell'affrontare determinati temi. Tu hai usato una parola all'inizio, quando fra l'altro l'hai usata parlando bene di noi, quando hai iniziato a parlare, però hai detto il saper guardare avanti. Io credo che se sappiamo guardare avanti, sì, sì. È chiaro, non possiamo, determinate questioni devono essere affrontate anche in maniera dura e anche in maniera, sì, sì. Purtroppo, però... E poi la consapevolezza, dico a tutti, si crea come all'inizio, la consapevolezza si crea come fate voi, camminando nei territori, tutti quanti, anche... non so come ha detto lei, navigando i fiumi, però se noi come amministratori, cittadini, non camminiamo dentro le città, non camminiamo dentro le nostre montagne, noi lo conosciamo. Invece poi anche per l'area, certo. Guarda, però bisogna ecco, attraversare i territori, no? Perché ecco, noi cioè, abbiamo un po'. Con lentezza e con dolcezza, come bravo. Avrebbe detto Alex Langer, con sì, profondità. Sì. Dunque, bisogna camminare, pedalare, navigare. E allora li conosciamo e li difendiamo. Io perché faccio montagna sono diventato cattivo, perché conoscendo bene le mie montagne, ad esempio, le difendo. Sì, ma poi... Possiamo partecipare con una piccola domanda, altrimenti... Certo. Ciao Francesco. Io volevo fare una domanda proprio al rappresentante di ALP. Si citava in quanto sindaco il problema che ha avuto Bressanville. Volevo chiederle come è stato risolto il problema del tetracloroetileno e cosa è successo? È successo che attraverso un'analisi del gestore dell'epoca Acque Vicentine nel comune vicino al nostro è stata rilevata questa sostanza e quindi in quel momento è scattato un allarme e quindi un livello di attenzione tale che è risalito poi fino all'origine del problema che è stato trovato e individuato nella pedemontana nei comuni di Pianezza e Marostica. A quel punto prodotto da che cosa? È stato sversato da un'azienda che prima per un certo periodo di tempo era collocata in un comune, poi si è spostata in un altro e questo naturalmente ha indotto immediatamente i sindaci dei territori interessati, sostanzialmente era un corridoio. Da noi nel nostro comune un corridoio di circa 150 metri. Ecco, e chiaramente noi abbiamo subito emanato un'ordinanza di divieto di potabilità dell'acqua se non attraverso bollitura, perché il percloroetilene, il tetracloroetilene, la molecola evapora poi al contatto, quindi tra l'altro ad un certo punto ci si è accorti che noi a Bressanvido oltre una certa soglia non avevamo più dei segnali in questo senso, perché evidentemente la fascia delle nostre risorgive mandano acqua in superficie e in qualche modo spurgava questo triedine. Posso chiedere anche un'altra cosa? Cioè questo quando è appena detto come esatto? 2009, appena insediato come sindaco. No, perché questo è... volevo anticipare un breve discorso che vorrei fare se mi è possibile. Nel 2014, quando praticamente cominciava a diffondersi la preoccupazione nel territorio tra Vicenza e Verona del problema FAS, una sede veronese di Legambiente ha organizzato un importante convegno per cominciare a discutere insieme di questo problema. E in quell'occasione è stata presentata una carta della provincia di Vicenza dove appunto si mappavano a grandi linee, ma non in maniera approssimata, ma giustificata, la situazione dell'inquinamento sul territorio della provincia di Vicenza. Allora, Bressanvido Marostica col cloroetilene, Tese su Brenta col cromo esavalente, le valli dell'Anio del Chianto con il FAS,
il fiume Chianco stesso, visto che parliamo di chiare fresche dolci acque, col cromo esavalente, a Bertesina, nel comune di Vicenza, il cloruro di etile. Poi, se entriamo poi nello specifico del comune di Vicenza, noi dobbiamo ancora fare i conti con tutte le aree inquinate, sulle quali le varie amministrazioni comunali che si sono succedute hanno, a proposito di sogni, disegnati sogni meravigliosi. Noi abbiamo delle aree che sono ferme da oltre 40 anni, vengono chiamate aree d'oro. Io ho sempre detto che sono aree d'oro in quanto l'amministrazione comunale, la parte al privato, ha peso d'oro, perché oggi è in capo al pubblico, perché qualcuno ha detto dopo 30 anni, 40 anni vai tu a pescarlo il responsabile, quindi è tutto in capo al pubblico il problema. In particolare, per quanto riguarda Tezze su Brenta, visto che abbiamo parlato della metafora di Chernobyl, è di giugno di quest'anno che si è arrivati alla definizione del progetto che metterà in sicurezza quel sito, quello della Tricom Gasarca, con la costruzione di uno scafandro di cemento armato usando lo stesso tecnologia usata per Chernobyl, per bloccare quella situazione, bloccarla, non bonificarla, non ricordarla. Allora, io qui devo dire la verità, si è parlato appunto di visioni comuni, di metavale chiave che si dicevano prima, la condivisione, la consapevolezza. Beh, io direi intanto una cosa, che il primo strumento per ancorare questa capacità che noi abbiamo di tenere sotto controllo il nostro territorio, intanto è l'applicazione, l'utilizzo, semmai il perfezionamento degli strumenti di gestione del territorio. Perché i sogni sul territorio si fanno per le comunità, mettendole in una condizione di equità, attraverso degli strumenti che non vengono partoriti dalla fantasia dei singoli, per quanto la fantasia dei singoli sia molto importante. E a questo proposito chiamo in causa intanto il sistema industriale, che non va demonizzato, ma io non posso sentirmi dire anche in questo contesto noi non abbiamo ancora raggiunto quegli obiettivi, perché chi fa industria deve per forza fare anche ricerca se vuole essere al passo, e se fa ricerca gli effetti dello sversamento del cloro sa che cosa sta facendo. Io cittadino che lo subisco, che non ho gli strumenti per sapere la gravità di questa cosa, posso permettermi l'uso di capirlo fra un anno, fra due anni, quando qualcuno me lo spiegherà. Ma intanto chi lo sa, sa che sta facendo un delitto. Studi americano. Allora, io dico, guardando in prospettiva, io insegno all'università, quindi mi occupo di costruire visioni per i giovani, mi occupo di pianificazione del territorio, insegno questo all'Università di Ferrara. Detto questo, inciso, giusto per sapere da dove cavolo io salti fuori, visto che non ci siamo presentati, dico... Prima Alberto Peruffo citava il famoso studio fatto dall'Università di Harvard a proposito dei FAS. Allora, Harvard si trova a Boston, diciamo nell'area metropolitana di Boston, la sede storica è a Cambridge. Tra Cambridge e Boston c'è il fiume Charles, il Charles River, il quale negli anni 70 era un fiume inquinatissimo. E l'inquinamento è andato avanti perché era pieno di attività produttive, industriali, il porto e chi più ne ha più ne metta, fino ai primi anni 80. Dopodiché il sogno di quella
amministrazione metropolitana, la grande Boston, ha cominciato a dire che quel fiume poteva diventare un giorno balneabile. 2015 Boston ha, e Cambridge pure, un fiume che si chiama Charles che è balneabile. Allora, io dico che la visione di cui si parlava prima è fatta di una capacità di mettere in... Intanto noi abbiamo strumenti rispetto a 40 anni fa molto più sofisticati, perfezionati, abbiamo competenze molto più alte. Dobbiamo mettere in campo un progetto che in quei famosi 40 anni di perdita possibile di tempo si dimostri che quei 40 anni sono riempiti di contenuti, perché se io ho un problema gravissimo, facciamo l'esempio in casa, sabato sera mi si rompe un tubo dell'acqua, l'idraulico verrà al massimo lunedì mattina, ci sta che io prenda tutto quello che ho e chiudo il buco alla meno peggio, però quando verrà, o è un piccolo problema e sostituisco quel pezzettino, ma se il problema è più grave, quel tempo deve essere consapevolmente riempito anche di contributi scientifici in tutti i campi, perché non ci si occupa del territorio solo da pianificatori, da scienziati, scienze naturali, cioè tutti concorrono a utilizzare il territorio, tutti concorrono a fare del territorio un luogo di speranza oppure un luogo di suicidio, perché voglio dire, cioè, non mi si può dire che quando uno va a Montecchio vede l'amore tra Giulietta e Romeo, io vedo una roba mostruosa, mostruosa, che ha fatto, citando tra Shakespeare e altre, Petrarca e Dante, ha fatto la fine del conto Golino, si sono mangiati gli uni con gli altri. Allora, o questo discorso è trasversale a tutti e viene portato alla discussione di tutti, o noi rischiamo di essere molto d'accordo così sul generale, però non sapremo mai uscirne se non in maniera molto settoriale e specifica, perché parlare d'acqua significa parlare, appunto l'abbiamo forse anche detto, a 360 gradi del nostro mondo, del luogo dove viviamo e di come pensiamo per il nostro futuro, non nostro, ma dei nostri figli, a rimanere qui, a dare un senso a rimanere in questo luogo. Grazie. Che questo proposito di trasversalità totale sia un po' quello che si tenta, come dire, di lanciare anche oggi, ma naturalmente nessuno nasconde che è un percorso difficile. Però di fatto è questo, cioè, quando ho buttato lì prima la parola coesione, un po' effettivamente intendevo anche questo tipo di... o c'è una copertura completa da parte dei soggetti di tutti i tipi, se no è difficile che a varie velocità si vada avanti, cioè, che si vada avanti a varie velocità sullo stesso processo. Non so se c'è qualche altra... Beh, questo è legato un po' anche al... Noi stiamo qua anche fino alle 8, è legato soprattutto ai limiti di tempo che hanno loro anche per rispondere, per cui finché hanno la possibilità di rimanere, per noi va bene qualsiasi... Velocissimamente, sono Marzia della Rete Gas Vicentina e del Movimento La Passa. Allora, mi ero presa il pomeriggio per venire ad ascoltare Chiare Fresche, dolce acqua, invece scopro che il Frattagorzone, il suo nome storico, era appunto Rabbiosa, che è una sensazione che anche al sabato mi porto dentro. Noi, invece, penso anche Alberto, attivisti... Gli daremo di nuovo il nome così. Come ho detto prima, quindi secondo me un po' incarna quello che noi attivisti stiamo vivendo proprio. A proposito del camminare, l'inquinamento da FAS che non esclude Vicenza, perché Vicenza, da Vicenza centro a Vicenza ovest c'è dentro in pieno,
me l'ha riferita la sua, cioè appunto la storia, un certo Rizzoli che camminando e andando a ballare con la moglie, un signore che ha 80 anni, nei pressi della Val Chianfo, scopre che l'inquinamento a Vicenza, a Creazzo, non è arrivato facendo il giro della collina di Montecchio, ma si è insinuato sotto la falda tra la valle, cos'è la Valdiezza, penso, la Valdiezza, sì. E da lì è penetrato in tutta Vicenza. Ecco, quindi a Vicenza, Creazzo e anche Altavilla siamo fortunati perché l'acqua del rubinetto è buona. Chi ha l'orto o chi ha le coltivazioni vive, c'è comunque un dramma. Io quando sono stata il 6 di agosto insieme a Legambiente, al Ministero della Salute, alla fine dell'incontro ho lasciato un pacchettino di farina simbolico. Della farina è coltivata il grano, cioè c'è coltivato nei campi della zona dello Scian, zona Locanda Veneta, mi pare, che un anno e mezzo fa ha chiuso i pozzi. Il terreno l'abbiamo fatto analizzare da un laboratorio certificato, complessivamente contiene ad oggi 7.000 nanogrammi di FAS. Pertanto il mio dono al Ministero è stato questo, con scritto con un bigliettino con su scritto: ci hanno tolto l'acqua e ora il pane, perché vanno c'è comunque a pari passo. Per cui è una situazione che è rabbiosa, è una situazione che è drammatica, è una situazione che necessita di una coesione, ma che non parta, cioè che parta sì con la collaborazione di noi cittadini, ma innanzitutto una coesione, e mi permetto di dirlo, un'onesta lungimiranza all'interno dell'istituzione. Deve esserci per forza, se manca un colloquio e anche una visione lungimirante, come dice la signora, non ne andiamo fuori, perché il tubino Arica, io adesso non so bene, però il tubino Arica, che è una soluzione un po' parziale, serve ad irrigare dei campi di coltivazione di luppolo. Noi col luppolo facciamo il pane? Allora se la base è questa, non ne andiamo fuori. Non ne andiamo fuori, deve esserci una coesione e un'informazione, perché chi vive a Vicenza, cioè per esempio, è perché è un contesto appunto urbano, quindi non ci sono molti orti, ma non può pensare di essere escluso dal dramma, cioè dei FAS, non può essere. Quindi innanzitutto io ripartirei dal comune. Abbiamo qui il sindaco di Sant'Orso, ecco. Perché non insieme appunto a associazioni come Vaghe Stelle, che appunto ringrazio, o simili, iniziare a fare dei percorsi per accompagnare i comuni, non i cittadini, perché il cittadino è vittima di tutto questo. Allora, non completamente vittima, perché c'è anche il cittadino che è un cittadino passivo, è ovvio, ma forse è un cittadino passivo perché ha poco tempo per recepire un'informazione onesta e idonea, è questo che dovete. Marzia, posso una domanda semplicissima: quanti di voi, prima abbiamo alzato la mano per l'acqua, hanno visitato il tubo Arica? Riuscite? Alzate la mano? Beh, andate a vederlo. Voi sindaci dovete proprio dovete vederlo. Il 30 abbiamo, domenica 30 sì, abbiamo una camminata. E poi anche nell'inganno delle parole, no? Vivificazione, sì, direzione, no? Cioè, se la diluizione è fatta, diciamo, a monte, si chiama col suo nome, se la si fa invece più, esatto, giù, è una cosa tremenda. Andate a vederlo. Il primo servizio del TG1, che li accompagnai, mi ricordo io, lo fece proprio, diciamo, sull'uscita, no? E da lì partì anche tanto. Andate a vederlo, perché restate sconcertati, è una prova, come si utilizza il linguaggio scientifico, provata che si sta inquinando in modo ignobile. Andate. Se posso dire nel suo piccolo, sono 30 minuti, sarà 40. Questo camminare insieme, società civile, sì, gli amministratori, ecco. E non è una gita turistica, si andranno a vedere anche cose. Però è importante che fra sindaci vi impagliate, perché non è possibile che un sindaco di Creazzo, quando mi vedi gira l'angolo perché ha paura che gli parli di FAS, e lui da come il paese non l'ha mai affrontato, e questo è incettabile. Sì, è vero, ma... Ma non è Arica. Questa iniziativa è un tentativo di mettere insieme su un filo blu 8 amministrazioni comunali che magari fino all'anno scorso qualche piccola iniziativa estemporanea sull'acqua la facevano, magari commettendo anche l'errore di sovrapporla nell'agenda e quindi anche danneggiandosi reciprocamente.
piccolo passaggio che va nella direzione di fare qualche layout. Secondo me non vedo alternative se non un contagio culturale, ecco. Questi sono i passaggi che abbiamo fatto. Mi permetto di dire una cosa, perché abbiamo sempre parlato di consapevolezza, si è detto che la parola che fa da denominatore comune oggi è la consapevolezza, però io credo che prima della consapevolezza venga la conoscenza, perché la consapevolezza nasce dalla conoscenza. Quindi quello che dobbiamo fare noi, ed è quello che ho cercato di portare qua oggi io, è un po' di conoscenza riguardo a quello che viene fatto, che può essere fatto in maniera certamente migliore, magari con i processi migliori, come diceva, manifestando una certa, come dire, perplessità rispetto alla gestione, diciamo così, delle società pubbliche, ma che certamente ha un denominatore comune, che è quello di arrivare a dare tutte le informazioni migliori e le più giuste possibili ai cittadini, che in questo modo possono in qualche modo crescere culturalmente e possono costruire un futuro diverso per i nostri territori, perché questa è diciamo il filo conduttore. Con il senso critico. Una cosa. Dottor Bertola, medico ISDE. Francesco Bertola, medico ISDE. Io 2 minuti. Secondo me dobbiamo imparare, vado molto sul pratico, una cosa da tutta questa faccenda PFAS. Io l'ho imparata e abbiamo sbagliato, Alberto, a non dirlo al ministro martedì. La cosa era nota nel 2005. La regione Veneto, ed è questo che stupisce, non l'ha scoperto da sé. La regione Veneto nel 2013 l'ha saputo perché gliel'ha detto un organismo nazionale. Allora parliamo, di inquinanti emergenti. Finché noi nei nostri territori abbiamo questo meccanismo per cui sappiamo quello che succede nel nostro territorio da un ente nazionale, non ne verremo mai fuori. Noi abbiamo perso 10 anni in buona sostanza, perché poi il decreto della Regione Veneto che porta i PFAS a 40 nanogrammi per litro d'acqua è del 2017, di una cosa nota dal 2005 e a noi veneti fatta sapere da un organismo ministeriale nel 2013. Allora, inquinanti emergenti. Questo abbiamo sbagliato a non dire al ministro. Il ministro ci ha detto che l'ARPA sono enti regionali autonomi e lui può soltanto coordinare. Mi rendo conto che l'ARPA avrà da fare fin qua sopra. Proposta. È mai possibile, questo poteva farlo il ministro, che non riesca all'interno dell'ARPA a mettere una sezione, quello che vuole lui, di ricerca? E quella sì che conosce il territorio, quella sì che sa dov'è la Miteni, cosa fa e cosa sversa, non lo possono sapere a Roma. A Roma l'ha saputo dalla letteratura internazionale, quella dovrebbe monitorare il territorio. Se nel mio territorio viene fuori un'industria che fa la cromatura, io che sono l'ARPA dico, aspetta bello, dov'è che butti fuori il cromo tu? Però ci vuole l'indipendenza dell'agenzia, che purtroppo è quella che manca. Chi controlla l'ARPA? Capito, perché l'ARPA guarda, ci stiamo, guardate che rischiamo un cortocircuito però, qua, ragazzi, però perché bisogna che sul territorio l'inquinante emergente deve essere il territorio che li scopre, non può essere d'accordo, però che non rischiamo, voglio dire, di inserirci in una spirale che ha la pretesa di sostituire quelli che sinora ci sono stati, mettendo degli altri che siamo convinti che funzionino, e dopo in realtà magari... A me va benissimo l'ARPA, ma l'ARPA dovrebbe non arrivare a cose fatte. Capisco che ne abbia fin qua sopra, capisco che abbia poche risorse. A me basterebbe l'indipendenza. Capisco che siano pochi. Allora il ministro potrebbe sì stanziare fondi per tutte le ARPA regionali, fare proposta molto pratica, una sezione, un ufficio di ricerca, ci sono 5-6 persone, quelle tutto il giorno devono monitorare il territorio, loro sì che sanno dove sono le industrie chimiche. In funzione di dove sono le industrie chimiche e quali sono, sappiamo poi quali acque saranno inquinate, non è difficile, però bisogna farlo. Sì, e questo allora, abbiamo fatto tante parole vedere il futuro. Questo è il futuro. Dopo la Miteni è un caso eclatante, perché era una fabbrica sotto normativa 6, vedo dove andava. Non controllate di più, ragazzi, c'è qualcosa, c'è qualche meccanismo che è saltato, purtroppo. Però noi l'abbiamo sicuramente. Sì, non era anch'io purtroppo. Va bene. Ringraziamo anche. Grazie a tutti. Niente, a voi. Buona giornata. Mi raccomando, il territorio, culturarlo.
sono nel lago, poi quando guardo le piove, tenendo conto che la cosa si raccoglie su limita oggi, ma che fa parte di un evento che è tanto particolare. Prendetevi una ciao.